Buongiorno a tutti, salute a voi e eccoci con una nuova puntata di questo ciclo con Roberto Negrini, amico, ricercatore, esponente della vecchia guardia, ma non perché è vecchio, ma perché ha iniziato da molto giovane e quindi la sa molto lunga rispetto a tutta una serie di tematiche, argomenti, storie, retroscena. Roberto Negrini, lo ricordiamo, ha fondato insieme a Selene Ballerini l'Accademia Pansofica Alpha Draconis e è un esponente di filiazioni, ramificazioni, di espressioni esoteriche, massoniche, paramassoniche, telemiche. E grazie a questa sinergia con l'Accademia ACOS e la nostra amicizia, stiamo portando avanti una serie di video dove si affrontano e si approfondiscono diversi temi. Con quella di oggi, con la puntata di oggi, completiamo un ciclo nel ciclo, ovvero una trilogia dedicata al contattismo, e in particolare oggi parliamo della storia dimenticata, leggo per precisione, storia dimenticata del contattismo ufologico italiano. Eugenio Siragusa e il Centro Studi Fratellanza Cosmica, 1972-1978. Radici esoteriche, testimonianze storiche e derive religiose. Bene. Non rubo altro tempo a Roberto e buon ascolto a tutti e procediamo con questa ricca e intrigante puntata che so già sarà ricca di rivelazioni. Grazie Roberto per la tua gentilezza, la tua disponibilità e la tua competenza. Prego. Grazie a te Carlo e un saluto naturalmente a tutti gli amici e amiche che ci stanno seguendo ormai da alcuni mesi in queste carrellate. Sì, in effetti oggi è una puntata un po' particolare, è una cosa che mi sta abbastanza a cuore, mi stava a cuore da parecchio tempo. Tutto sommato, le cose di cui parleremo oggi le tenevo in serbo da molti anni. Per vari motivi che adesso chiariremo. Sarò costretto a fare in parte un discorso autobiografico, cosa che di solito non faccio, non amo molto parlare di me come persona, amo parlare del mio lavoro, del nostro lavoro, delle mie idee, delle funzioni che rappresento e che rappresentiamo anche come realtà sia iniziatica che culturale, e in genere tralascio di soffermarmi su questioni di carattere personale perché spesso non sono importanti, possono anche annoiare. Però in questo caso lo devo fare perché assumo qui la funzione di una voce storica. Ed è una voce storica che lega insieme due aspetti del mio lavoro e anche in generale di quelle che sono una serie di argomentazioni di confine che solitamente appaiono connessi, ma per anni addirittura sono apparse slegate, se non addirittura contrapposte. Da una parte, ciò di cui abbiamo parlato di recente, già si è accennato a queste connessioni, cioè la vicenda ufologico-contattista, tutta la saga di ciò che è derivato dal contattismo, e non lo ripeteremo, ci sono le puntate precedenti in cui si può andare a sentire, anche se chiaramente tanto manca, sono state dette alcune cose, ma si tratta di vicende molto complesse e anche articolate, e dall'altra parte l'aspetto invece di carattere iniziatico, magico-iniziatico, paramassonico, telemico, eccetera. Ora, oggi tenterò, in breve, per quanto possibile, di sintetizzare una vicenda che si svolge nell'arco di mezzo secolo. E perché io ho potuto vivere, essendo della classe 1958, non sono dell'Ottocento, ma non sono neanche del dopo 2000, io sono della classe 1958. Essendo questo, ho avuto l'avventura di stare in mezzo
di vivere e di partecipare ad una situazione centrale tra quelle che sono i primordi di tutta una serie di fenomeni che riguardavano gli anni 40 e insieme agli anni 50, evidentemente, perché lì io sono venuto alla luce del pianeta, e anche invece poi ciò che ne è seguito, visto che molti protagonisti attuali di quello che viene raccontato su queste vicende sono successivi, soprattutto in questo ambito. Sono successivi perché sono nati dopo, perché sono subentrati dopo, perché non hanno vissuto determinate realtà, determinate esperienze, determinate fasi di ciò che si è svolto, e qui parliamo in Italia, perché finora io ho parlato dell'America, ho parlato di quello che è l'origine del contattismo negli Stati Uniti, e ho fatto qualche breve accenno all'Italia. L'Italia ha avuto delle peculiarità in questo senso, e io le ho vissute, perché le ho vissute a partire dai primi anni 70, dal 1971-72 in realtà, fino ad oggi. Ora, va anche detto che negli ultimi, direi, 30 anni, io mi sono occupato soprattutto e ho diffuso soprattutto la nostra immagine, il nostro lavoro attraverso l'Oto, attraverso l'APSA, l'Accademia, in un altro ambito, tralasciando spesso di soffermarmi troppo su questo aspetto, che invece in precedenza io ho trattato in prima persona in maniera molto attiva ed evidente. E questo non è stato fatto per celiare, come alcuni fanno, o per cercare di adombrare un certo passato, ma semplicemente per osservarne gli sviluppi e poi parlarne con chiarezza al momento giusto. Peraltro, chiunque si sia informato sulle mie attività, su testi storici, sull'esoterismo italiano, a partire da quelli famosi di Massimo Introvigni, Il Cappello del Mago, e altri, anche critici, spesso molto critici, questa cosa è emersa. È emerso benissimo che io sono stato uno dei tre dirigenti nazionali del Centro Studi Fratellanza Cosmica a fianco di Eugenio Siragusa per 7 anni. E sto parlando degli anni dal 1972 al 1978, gli anni di vita più attivi di questa organizzazione e di quello che è stata l'esplosione del contattismo italiano. Molti si sono chiesti come sia possibile che una realtà come il Centro Studi Fratellanza Cosmica, che in genere è stato conosciuto come un movimento mezzo cristiano, comunque cristico, mistico, devozionale, eccetera, possa essere in relazione con una realtà come l'Oto e come un ordine magico in odore di satanismo, ma in realtà neopagano. Ecco, la spiegazione sta nelle cose di cui parleremo oggi. E questo servirà anche a chiarire tutta una serie di fattori che riguardano altre persone, in particolare una persona, che è la persona ormai storica di Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa è scomparso alcuni anni fa, dopo vedremo quando, e forse non avrei fatto questa mia chiacchierata fino a quando lui era vivo, per un fatto anche di amicizia e di affezione personale, perché dirò subito che oggi chiarirò molte cose per quello che riguardano Eugenio Siragusa, le sue luci e le sue ombre, e le sue certe grandezze che ha manifestato e che io ho verificato a suo tempo, e certe pochezze che ne sono derivate, soprattutto che sono derivate nei suoi presunti continuatori. Però resta il fatto che Eugenio Siragusa per me è stato un amico, lo è rimasto in tutti i tempi, anche in cui poi ci siamo consensualmente separati, e a tutt'oggi è per me il ricordo di qualcuno che per la mia vita e per la vita anche di altri e altre che mi hanno circondato e mi circondano ha avuto un suo rilievo, anche con tutti i suoi limiti e con ciò che poi è diventato negli ultimi anni della sua vita, abbastanza diverso da ciò che è stato nei primi anni della sua attività, come vedremo. Ora, questa è una premessa. Mi ricollego
per chiarire queste cose meglio, a ciò che ho accennato nelle puntate precedenti. Parlando del contattismo, io ho cercato di inquadrare un punto di vista un po' diverso rispetto a quelli che di solito sono i due punti di vista che si collidono, cioè quello un po' scettico, analitico, razionalista, che vede nel contattismo qualcosa, un tempo addirittura da negare o comunque da vedere sotto profili psicologici, psicanalitici o quant'altro, e invece l'altro fideistico, che nel contattismo vede la rivelazione degli ultimi tempi, la manifestazione del divino in maniera diretta, eccetera, pur nelle sue varie declinazioni collidenti spesso tra loro. Io ho proposto un punto di vista diverso, cioè il punto di vista di un'analisi multidimensionale, di un pensiero alternativo che possa abbracciare tanti aspetti della questione e vedere come l'occulto, l'invisibile, ma non solo l'invisibile, proprio l'altrove, si manifesti sotto tanti aspetti e assuma spesso le forme dei contenitori che gli vengono offerti, e che quindi ci siano, non solo nel contattismo, ma in tutto quello che è il rapporto umano con l'altrove, che riguarda tanti aspetti, anche quegli aspetti che sono il contatto con i superiori sconosciuti, le forze direttive della storia, le figure avatariche che si manifestano a volte nella storia, eccetera, i maestri, maestre. Ecco, tutto questo possa essere visto in un'ottica un pochino diversa rispetto a quella che è emersa in Occidente, profondamente condizionata da una mentalità giudaico-cristiana che mi è e ci è estranea, che noi abbiamo epurato e lanciato fuori dalla nostra visione molto presto, proprio in questi anni di cui parlerò, e che è quella che costringe a rinchiudere tutto nelle bambole buffe del fideismo, del messianismo e sostanzialmente dell'attesa di una salvezza dal cielo, nell'attesa di una redenzione non si sa bene da cosa, eccetera. Ecco, un punto di vista diverso lo proponiamo come un'alternativa, non vuole essere neanche un punto di vista realmente totalmente polemico, perché riusciamo attraverso questo punto di vista a capire, a comprendere e tutto sommato anche a giustificare gli altri punti di vista, soltanto dividiamo dei livelli. Io ho detto e ripeto, esiste un livello iniziatico di rapporto con questa realtà, e ne ho fatto degli esempi, che parte da un processo autorealizzativo individuale che va da qui a là e che al centro poi si incontra con qualcosa che scende dall'altrove, ed ecco l'incontro iniziatico che presuppone un percorso, presuppone fatiche, presuppone una vita dedicata, presuppone tante cose, come ha sempre presupposto la tradizione iniziatica in tutti i popoli, in tutti i tempi. Poi invece è qualcosa che ha cominciato a manifestarsi in maniera plateale, storica, nel tempo del secolo scorso, quindi la manifestazione ufologica, il contattismo ufologico, qualcosa che invece proviene dall'altrove, aggredisce quasi o comunque investe figure che stanno in mezzo, spesso medianiche, spesso ipersensibili, ma spesso non inizialmente iniziatiche, e ne travolge la vita e li rende portavoci di qualcosa. E questo è avvenuto. Questo è un secondo livello, e questo è proprio il contattismo. Lo ripetiamo un secondo come sintesi di ciò che abbiamo già detto. Poi c'è una manifestazione invece che abbiamo definito, ma di cui non parlerò oggi, quello richiederebbe un discorso a parte, un terzo livello che investe le masse, che investe gli avvistamenti collettivi, gli apparati militari, i contatti con i governi, le abduction, cioè i rapimenti, tutto questo mondo che pure negli ultimi decenni si sta sempre più accentuando, che è sempre un rapporto con questa realtà, ma assume caratteri più, da un lato, più ambigui, a volte anche più discutibili dal punto di vista etico, cioè violenti, strani, comunque in ogni caso costrittivi, però esiste. E poi c'è
l'aspetto finale, quello, il quarto livello, che invece è quello che abbiamo definito religioso, cioè il momento in cui il contenitore umano di queste realtà si plasma secondo un modello che bene o male c'ha un paio di millenni, che è appunto quello messianico. E allora, fin dai tempi della teosofia, e ne abbiamo parlato, in cui i Mahatma, i poteri dell'invisibile, i maestri sono stati piano piano, hanno cominciato a essere vissuti non più come dei freddi e lucidi, ma maestri gnostici che trasmettevano un potere di conoscenza, ma come dei liberatori, come dei discepoli del solito Gesù. E poi è apparso il maestro Gesù come capo di una gerarchia che prima era una gerarchia, poi è diventata una gerarchia dove comunque c'era uno più uguale degli altri, che era lui, sempre lui. E vedremo che questo lui è da discutere se è una figura liberatrice o se alla fine non si è trasformato, indipendentemente dalla sua fonte, che può essere anche interessante, ma non si è trasformato in una sorta di malattia dello spirito nella storia degli ultimi 2000 anni. Ed ecco appunto il legame contattistico con questo aspetto che, come abbiamo visto, nei primi contattisti spesso era sfumato e poi piano piano sempre più preso corpo in una forma diversa. Bene, in Italia, l'Italia è il centro, è diventata il centro mondiale di quella che io definisco, non solo io, la contaminazione giudaico-cristiana. L'Italia e comunque i paesi latini sono i paesi che sono stati totalmente pervasi da due millenni da questo egregore, da questa mentalità, da questo modo di percepire il sacro, da questa ansia di attesa, di salvezza, di necessità di essere salvati. C'è qualcosa che deve salvare, non si sa bene da cosa, ma bisogna essere salvati. E quindi essere salvati non significa più essere iniziati o essere saggi, o essere procedere verso un'agnosi. Significa essere derelitti, significa essere peccatori, significa essere miserrimi ed essere in qualche modo riempiti da qualcosa che ti salva in qualche modo, no? Ecco. Ora, questi sono i vari livelli. In Italia il contattismo si è particolarmente, che se ne dica, l'ufologia, l'ufologia nelle sue derivazioni filosofiche si è sviluppato intorno ad una persona precisa, perché altri ci sono stati prima ma non hanno avuto quasi rilievo, ed è quella appunto del buon Eugenio Siragusa. Che se ne dica, Eugenio Siragusa fino dai primi anni 50 è stata una voce che ha dato vita al contattismo italiano, in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni, sia in chi lo ha seguito, sia in chi lo ha poi contestato, in chi lo ha seguito e poi si è staccato da lui e ha fatto altre cose, però di fatto Eugenio Siragusa è stato questo. Io lo so perché ero al suo fianco, non subito, non nei primi anni 50 certamente, ma nei primi anni 70, e ho visto dal vivo tutto questo. Ora, però, va capito di chi stiamo parlando. Noi stiamo parlando non di una figura che sorge da una realtà iniziatica, noi stiamo parlando di un personaggio che nasce in Sicilia, che vive apparentemente una vita normale fino verso i 25 anni, nasce nel 1919. Ora, oggi io ho qui una serie di appunti perché sto sintetizzando realtà che sono anche mie, ma che hanno 50 anni, quindi voglio essere sintetico, quindi ho una serie di appunti anche, cose che in genere non faccio, ma sono costretto a farlo. 1919, però è un personaggio che fino dall'inizio si manifesta con caratteristiche, fino dalla gioventù, di carattere paramedianico, non totalmente medianico. Siragusa non era un medium, era una figura dotata di caratteristiche medianiche, però anche con una
chiaramente di una origine culturale minima, perché lui si è sempre vantato di essere incolto, aveva la quinta elementare, era un personaggio popolare siciliano, ha fatto la guerra, è stato capocannoniere durante la guerra, ha avuto delle medaglie, è stato un soldato per alcuni anni e poi si è fatto collocare come impiegato all'ufficio del Dazio di Catania, quindi la normalità, apparentemente la cosiddetta normalità babbanica più classica. Sposato, due figli, sposato con una donna della sua caratteristica, della sua cultura, del suo mondo, però con delle caratteristiche particolari. Stiamo parlando, tra l'altro, di un'epoca in cui la Sicilia è stata la prima zona italiana dove si è risvegliato, e spesso è successo questo, il grande sud italiano è stato, nonostante l'ottuso razzismo del nord, è stato spesso il terreno in cui sono fiorite, fin dai tempi di Dante e di prima, fin dai tempi dei Fedeli d'Amore, le cose più interessanti fino dai tempi di Federico. Il sud dell'Italia, per vari motivi, è stato un punto fondamentale. Tra l'altro, intorno ad uno dei grandi centri storici, dei grandi centri cosiddetti chakras planetari, no? Una zona potere di enorme importanza che è l'Etna. L'Etna è una delle grandi zone potere, anche cariche di valenze mitologiche antiche, e non a caso probabilmente. Siracusa comincia a muoversi in questo ambito e cosa che spesso lui non ha poi voluto raccontare quando ha cominciato a raccontare la sua vita. Se voi andate sulla rete trovate decine di video fatti da seguaci attuali dove si racconta la vita di Siracusa come se lui fosse stato un uomo normale, un daziere, che a un certo punto è stato investito da un contatto alieno, un po' come si dice di Adamski e di altri. Non è così. Non è così perché poi chi conosce meglio la vicenda, e c'è anche qualche fonte che se va cercata la si trova, di solito però sono fonti critiche che vogliono in qualche modo accusarlo di avere nascosto il passato. Non è così. Evidentemente anche lui ha voluto mettere in evidenza le cose che per lui a questo punto diventavano importanti. Però ce n'erano di prima. Il suo prima è quello che già fino dai primissimi anni 50, 51, prima che diventasse famoso, lui è diventato famoso dopo il 62, quindi da 10 anni prima, lui era profondamente interessato sia all'ufologia che all'esoterismo e lo dimostrano le cose che ha fatto e le cose che ha scritto. A modo suo, non era un uomo di cultura, aveva una sua capacità intellettuale istintiva, capace, ecco, io spesso lo dicevo un po' anche con lui, è una spugna, lui assorbiva dei dati e li rielaborava secondo delle intuizioni personali. Lo ha fatto nei primi anni in una forma magari discutibile, però molto creativa. E comunque lui dichiarò di avere vissuto, molto prima di diventare contattista, una realtà di risveglio personale di carattere iniziatico. Quindi una sorta di voce interiore che ha cominciato, a suo dire, a ricollegarlo ad un suo presunto passato, che non è la pura e semplice memoria di vite precedenti, ma è veramente, lui l'ha sempre definita, tra l'altro, più che vite precedenti, vite parallele. Cioè una sua realtà parallela che piano piano, come se fosse un qualcos'altro, che lo investiva e prendeva il suo posto. E lo diceva in una maniera a volte un po' semplicistica, però stava metaforizzando qualcosa che in ambito iniziatico viene conosciuto, cioè il collegamento con quello che noi nell'ambito anche magico-telemico chiamiamo l'angelo demone guardiano, cioè un altro sé che è il vero sé che piano piano investe la piccola identità e vi si fonde insieme. Però fino a quando non sono fusi insieme è quasi un altro, è quasi qualcos'altro con cui addirittura ci si può rapportare come se fosse
una divinità esterna a noi, un angelo custode, come qualcuno l'ha chiamato, no? Lui lo viveva così, però lo viveva anche attraverso una sua capacità di leggere, di sintetizzare, perché anche se lui ha sempre teso a deprezzare la cultura, perché era una delle nostre discussioni, la cultura non c'entra, i libri non servono, ma non è vero, e tra l'altro a lui sono serviti. Sono serviti perché quando ha cominciato questa sua esperienza, lui ha cominciato a scrivere, ripeto, prima di diventare contattista. Ha scritto centinaia di pagine descrivendo una sua visione di un grande, di un lontano passato, una sua visione della vita dei continenti perduti, parlando di Atlantide, di Lemuria, di Mu. Ora, Atlantide, Lemuria e Mu non li ha inventati lui, fanno parte di una cultura teosofica ben definita, che lui spesso andava a definire anche con termini tecnici che ritroviamo nei testi di teosofia, quindi non sono casuali, e comunque invece ha cominciato anche a disegnare. Lui disegnò, lui li chiamava papiri, fece dei disegni, lui non ha fatto studi di disegno, non ha fatto nulla. A un certo punto, tra virgolette, medianicamente, cominciò a disegnare queste mappe di civiltà antiche, di terre antiche, e anche poi invece degli schemi cosmogonici molto complessi, che sono anche stati pubblicati recentemente da, poi dirò da chi, e che però all'epoca lui aveva creato a un certo punto, quando fondò poi il Centro Studi Fratellanza Cosmica nel 72, però c'era una specie di esoterismo, cioè lui teneva alcune cose per sé e le faceva vedere a chi pareva a lui. A me li mostrò all'epoca. E quindi io quando li vidi, riconobbi che c'erano dentro dei contenuti che non erano solo suoi, erano parte di una cultura esoterica sua che aveva cominciato a rielaborare. Ora, lui cominciò a vivere queste esperienze, poi si unì con dei giovani della sua città e della sua epoca, che sono noti e che erano non esoteristi, erano i primi ufologi della Siculi. Tra l'altro ci sono dei nomi precisi. Lui fece parte del gruppo di Alfredo Scalia, che è stato uno dei primi ad occuparsi di UFO ed è diventato uno dei primi collaboratori del CISU, che è, insieme al CUN, una delle grandi organizzazioni ufologiche italiane a tutt'oggi. E poi Brancatelli, che è stato un altro giornalista che è morto da poco e che fino agli ultimi tempi, morto nel febbraio credo scorso, io non l'ho conosciuto, stiamo parlando della generazione prima di me. Però Brancatelli è rimasto amico di Eugenio e ha difeso la sua figura fino agli ultimi. Ci sono dei suoi video recentissimi dove ne parla e dove, pur non essendo un suo seguace, ma un suo amico giovanile, testimonia il fatto che intorno a lui si sono manifestate sempre fenomenologie molto particolari. Bene. E poi, ecco, lui praticamente già in quegli anni faceva parte di questo centro, che era un centro ufologico fondamentalmente, centro regionale, no, quello che, di cui faceva parte lui, era questo Centro Studi e Ricerche Spaziali. Questo Centro Studi e Ricerche Spaziali era fatto di ufologi, però era fatto di ufologi che tentavano anche sulla scia americana di creare questi contatti alieni, ma non avendo una formazione magica lo facevano sul piano medianico, spesso col piattino o addirittura con le radio ricetrasmittenti dell'epoca. Questo li mise, gli fece sapere, qui ci sono delle cose interessanti che sono successe, gli fece conoscere i lavori americani che io ho citato nelle puntate precedenti, di George Williamson, che è l'autore del libro di Chi parlano, amico di Adamski, che aveva questi, dichiarava questi contatti radio con gli alieni.
Tra l'altro, avvenne una cosa abbastanza particolare che l'ha raccontata sia Brancatelli sia Roberto Pinotti, amico Pinotti, che tutti sappiamo chi è, di recente, parlando di queste storie, lui conosce molto bene perché anche lui era parte di questa generazione di ufologi. Questo gruppetto ricevette comunque una comunicazione, desideravano di comunicare con Williamson e pare che abbiano ricevuto per questa via un po' particolare l'indirizzo di Williamson. Lo raccontano loro, l'ha raccontato Brancatelli, giornalista morto oltreottantenne da poco, e non è un esoterista e non aveva nessun interesse a raccontare una cosa di questo genere, la racconta perché l'ha vissuta, ebbero l'indirizzo, che allora non era facile, non c'era internet, non era facile avere l'indirizzo di uno scrittore americano di cui si era sentito parlare, non bastava entrare su Google, eravamo nemmeno, eravamo nel 57-58, quindi loro preparano una lettera e la spediscono a costui. Costui, pochi giorni dopo che la lettera, ci metteva un mese all'epoca con la posta aerea, una lettera arrivava in America e tornava indietro. Invece lui contemporaneamente pare avesse ricevuto dalle sue fonti il loro indirizzo, gli rispose prima di ricevere la loro lettera e in pratica ebbero questo contatto paranormale che mise sia lui che loro in una situazione abbastanza un po' particolare. E Williamson venne a trovarli. E infatti è ben noto che Williamson, che è uno dei contattisti e degli antropologi teosofici più famosi di quegli anni, venne in Italia, venne a Catania e fece nel 58 una conferenza epocale a Catania, conobbe Siracusa e devo dire che nei testi di Williamson ci sono parecchie cose che poi sono emerse negli scritti e nelle anche rivelazioni di Eugenio Siracusa, compreso l'uso di un certo tipo di linguaggio alieno. Solex Mal lo ha teorizzato con un suo certo interesse, se andiamo ad approfondirlo. Lui stesso non lo ha fatto, perché anche Williamson aveva i suoi limiti, ma c'è chi ha studiato le sue formule del Solex Mal, noi lo abbiamo fatto, scoprendo che c'erano dentro delle chiavi, non come l'Enochiano, ma comunque interessanti. Eugenio ricevette queste cose, così come ricevette determinati racconti mitologici. Io credo di aver fatto già accenno al fatto che tutta una serie di mitologie sul passato antico del mondo sono state elaborate nei primi del Novecento e alla fine dell'Ottocento in ambito esoterico. La vicenda famosa di un pianeta esploso, cosiddetto pianeta Mallona o Lucifero, esploso tra Marte e Giove, da cui sarebbero poi scesi sul pianeta Terra i superstiti, identificati con gli angeli caduti, eccetera. Questa è una storia che negli scritti di Siracusa è emersa costantemente e oggi viene ripetuta come se fosse una sua rivelazione. Non è vero, questa cosa risale alla fine dell'Ottocento agli scritti di Jacob Lorber, che era un visionario profetico e medianico della seconda metà dell'Ottocento. Il primo a pubblicarne la storia è stato Leopold Engels, che è uno dei cofondatori dell'Ordine degli Illuminati, del rinnovato Ordine degli Illuminati, e anche collega di Theodore Royce, quindi coinvolto nella nascita del Loto, e stiamo parlando dei primi anni del Novecento. Esiste il suo libro su Mallona e su tutta questa vicenda vista attraverso la chiaroveggenza. Bene, questo è un altro dato che è interessante. Ora, Siracusa coglieva queste cose e non aveva né la volontà né nel carattere né in qualche modo l'impianto culturale per dichiararle e dichiararne le fonti. Spesso le assorbiva e le faceva proprie. Poi cominciò appunto a vivere questa esperienza sua, invece autonoma e originale, perché poi nei suoi scritti ci sono invece cose belle, magari romanzate,
ma originali, che non derivano da altre fonti, ma ne partono da quelle fonti. Quindi una spugna che poi elabora. Il problema con Eugenio è stato spesso quello che chi gli è stato accanto, e non è quello che è accaduto al sottoscritto, si è fatto imbambolare da una personalità estremamente carismatica, invece di essergli a fianco e di collaborare e magari di offrire anche un contributo, oltre che riceverlo. Questo è purtroppo stato il dramma del rapporto di Siracusa con tanti e un pochino anche quello che alla fine ci divise. E anche il fatto che c'è stata una vicenda che io ho contattato Siracusa quando avevo 14 anni e lui ne aveva quelli che aveva, essendo del 19, stiamo parlando del 72. Quindi non era facile avere un rapporto paritario, però succede che io ho avuto una vicenda personale, per cui la mia storia personale, il mio risveglio personale è iniziato molto presto, più presto del suo, è iniziato che avevo 12 anni, non per nessun merito particolare, perché così è andata, perché io a 12 anni, dai 12 ai 13 anni, mi sono posto allo studio dell'esoterismo, della teosofia, ma non soltanto, ma anche dei rapporti tra tutto questo e la filosofia classica, da Platone a Plotino. Avevo una mentalità che mi permetteva di farlo, i miei interessi erano focalizzati lì, e pur con i limiti, ovviamente, perché allora non ero quello di adesso, però avevo un input che mi spingeva a questa ricerca. Nel frattempo, mentre io nascevo nel 58, Eugenio si era staccato da questi suoi primi amici e aveva creato un suo gruppo, un suo centro, che aveva caratteristiche appunto più di tipo metafisico, di tipo spirituale, se vogliamo. Lo chiamò Centro Regionale Studi e Ricerche UFO. Ci sono le pubblicazioni nella rivista Spazi e Vita, che era una rivista di allora, dove c'è proprio l'annuncio di queste fondazioni. Tra l'altro, anche sugli alieni, lui non aveva le idee così chiare all'inizio. Stiamo parlando degli anni prima di quello che lui ha dichiarato essere il suo anno di contatto reale con questa realtà, che è il 1962. Lui dal 1951-52 al 62, per 10 anni, non ha naspato, ma ha fatto ricerca. Ha studiato, ha scritto, ha fatto questi suoi scritti sull'antichità, ha meditato su questa possibilità. C'è una sua lettera che lui scrisse a un personaggio fondamentale della storia dell'ufologia, che è Donald Kyai, scritto Keyoe, comunque credo che in inglese si pronunci Kyai, che è l'autore, è stato un militare americano che si è dedicato per tutta la vita contro il cover-up degli UFO, è uno dei principali fondatori dello studio ufologico in senso proprio tecnico in America, e anche noi in America, è il direttore del NICAP, eccetera. E c'è una lettera di Eugenio, che è del 59, dove lui scrive a questo qui e gli spiega la sua visione, che ancora è una visione un po' legata a quei contattisti di cui lui aveva letto gli studi e le esperienze, che vedevano un po' anche chiaramente Williamson. Williamson è un dualista, Williamson è uno che attraverso le sue esperienze, il suo modo di vedere teosofico, un po' dualistico, lui riteneva che ci fossero alieni buoni e alieni invece cattivi, cioè aggressivi, che ci fosse una sorta di battaglia. Cioè questa cosa è sempre un po' serpeggiata, molto meno allora di come delle derive allucinanti a cui si è arrivati oggi con i rettiliani, con i satanici, eccetera. Però c'era già, e Siracusa era ancora intriso di questo. Una cosa che poi superò, perché c'è da dire che per tutto il corso della sua operatività, Siracusa non ha mai condiviso questa visione dualistica, ha sempre sostenuto una unità fondamentale della realtà aliena, magari anche con aspetti che lui chiamava punitivi, distruttivi, ma legati ad un concetto di giustizia, ma non a un concetto di conflitto, ritenendo, a mio avviso giustamente,
che dall'altrove, se ciò può arrivare qui, è perché comunque ha un senso, non perché è qualcosa di arbitrario. Ecco. E lui però in questa sua lettera ancora scriveva, cioè questa lettera che i seguaci attuali non vogliono leggere o non tirano fuori o la tirano fuori solo a torto collo, e dove lui parla di una sua concezione di conflitto tra gruppi amici, gruppi nemici, eccetera. Però siamo ancora nel 59. Poi nel 62 lui sostiene di aver avuto un contatto fisico e io non ho motivo di ritenere che lui abbia raccontato una menzogna. La realtà aliena, che pure è forse nelle sue origini molto più impersonale di quello che molti pensano, però assume caratteristiche personali. E le caratteristiche personali si manifestano anche con delle figure precise. Lui affermò di aver incontrato alle falde dell'Etna due figure che erano già note, non è che le ha lui anche lì, le due figure che lui descrive, Astar Sheran e Itakar, sono figure che erano già note ad altri contattisti e che lui conosceva di fama, evidentemente, no? Però lui li descrive e per la prima volta, direi, nella storia del contattismo, elabora o comunque gli viene trasmesso un messaggio saturo di valori soprattutto socio-storici che con l'incarico di diffonderlo a tutti i governanti del mondo. C'è da dire che Siragusa cominciò il piccolo daziere isolato di Catania a scrivere a tutti i governi del mondo e a farsi conoscere in questo modo e a ridere anche in questo modo, perché figuriamoci, in un piccolo paese, Catania era una città però di fatto aveva una mentalità paesana, in cui un personaggio già noto, conosciuto, Nemo profeta in patria, no? Comincia a raccontare cose di questo genere. C'era la derisione, però c'era anche l'interesse, soprattutto perché il carisma personale gli attirava poi invece anche figure che lo cominciarono ad ascoltare e a seguire. Scrisse questo messaggio, riferì, trasmise questo contenuto ai capi di Stato, lo fece. Non molti contattisti hanno fatto cose del genere, direi, a parte Adamski, che lo ha fatto con qualcuno, ma la forza e il vigore con cui lo ha fatto Siragusa è abbastanza unica nel suo genere, e all'epoca ha avuto anche un valore, se vogliamo, sociale o sociostorico questo, perché i contenuti erano contenuti interessanti. Era la visione di qualcuno che dall'esterno vedeva le vicende planetarie con un'ottica staccata, entomologica quasi, e avvertiva sui pericoli della degenerazione bellica, dello scontro, il pericolo nucleare in particolare, cioè questo potere immenso nelle mani di gente che ne stava facendo un uso improprio, a dir poco, la degenerazione ecologica, quindi la violenza sul pianeta, eccetera. Alcuni capi di Stato risposero pure, poi lui magari ingenuamente pensò che questo volesse dire qualcosa, voleva dire poco, erano così cose di cortesia forse fatte addirittura solo dalle segreterie, però avvenne all'epoca, forse oggi non avverrebbe. Però stiamo parlando di un'epoca, ripeto, in cui c'erano questi fermenti. L'immediato dopoguerra era comunque l'uscita da un incubo, il peso dell'incubo nucleare pesava, c'era questa percezione, e quindi il contenitore psicologico collettivo si prestava a questo. Lui ne è stato un interprete e lo ha fatto in una forma che ancora in questa epoca aveva ben poco di religioso. Lui faceva a volte riferimento a Gesù, a Cristo, al messaggio, ma era molto laico come tipo di approccio e soprattutto
comunque assolutamente alieno da un coinvolgimento cattolico e chiesastico, su cui lui è sempre stato molto rigoroso da questo punto di vista, e questo direi sempre, nonostante poi invece ciò che ne è derivato dopo. Ora, chiaramente, come ho già detto, lui scrisse anche a questo ufologo americano, presentava questa visione aliena un po' dualistica che l'aveva tratta da altri contattisti, per cui comunque c'era ancora questa concezione. Questo naturalmente prima di un incontro, questa concezione di alieni buoni, alieni cattivi, l'aveva sicuramente ereditata anche da Williamson. Poi invece, dopo la sua esperienza del 62, così come lui l'ha raccontata, non parlò più in questi termini. Siracusa ha sempre chiarito che per lui la realtà aliena comunque era una realtà unitaria, era una realtà che, questo direi che è anche condivisibile. Io da questo punto di vista non posso che condividere oggi un punto di vista che mi dice che ciò che proviene dall'altrove è unitario, non è dualistico. Poi può diventare dualistico a seconda di come viene vissuto, ma se proviene e se filtra significa che ha un senso, non è qualcosa di arbitrario. Ora, tra l'altro, lui cominciò appunto a disegnare questi papiri, queste immagini anche di lontane, di un lontano passato, di continenti, ripeto, Lemuria, Mu, e cominciò anche a parlare di sue vite parallele, cioè come se stesse rivivendo delle situazioni già vissute. È curioso che in quell'epoca, e qui arriviamo agli anni, ai primi anni 70, 71, quando poi io l'ho incontrato, lui parlava di una sua vita parallela o precedente, identificata con un personaggio di cui poi non si è mai più parlato negli anni successivi e di cui i suoi attuali seguaci o forse neanche ricordano nulla, che è Alfred Lothar Wegener, che non è un grande iniziato, non è Giovanni Evangelista, non è Cagliostro, è un oceanologo e un cartografo, tra l'altro morto quando Eugenio aveva 11 anni, quindi la cui vita si sovrappone alla sua, e lui forse non lo sapeva, o se lo sapeva in qualche modo ha giustificato questa sua identificazione col fatto che comunque è stato il primo teorico della deriva dei continenti. E siccome negli scritti suoi Siracusa dette spazio a questa visione storico-antica della deriva dei continenti, facendo dei disegni che in qualche modo la riproducevano e la giustificavano, lui tese a identificarsi con questo personaggio, cosa che poi piano piano è sfumata fino a scomparire totalmente, però ci sono ancora sue interviste pubblicate dove ne parla, e comunque ne parlò con me e con altri all'epoca. Ripeto, il contatto con lui nasce dal fatto che cominciò a far parlare di sé e nacque, ripeto, dobbiamo focalizzarci su quello che erano gli anni 70 in Italia, su questi temi. Scusami 70. Roberto, allora, alcuni ufologi classici, quelli che non hanno una visione di carattere esoterico, e credono che esistano effettivamente queste razze aliene, extraterrestri, che viaggiano con le loro astronavi, e dicono, ma può darsi che esistano, se esistono vite, forme di vita extraterrestri, può darsi, perché no, che si replichino delle dinamiche terrestri su larga scala, quindi ci possono essere atteggiamenti imperialisti, colonialisti, di sfruttamento, i predatori, ci possono essere effettivamente i cattivi, cioè si potrebbe effettivamente riproporre su una scala più ampia quello che accade sulla Terra con gli umani,
per cui possono esserci razze ostili, razze più compiacenti, razze che hanno un atteggiamento i nazisti dello spazio, perché no? Quindi il dualismo potrebbe esserci esattamente così come c'è sul nostro pianeta con l'umanità. Come risponderesti a questo tipo di obiezione all'unitarietà del fenomeno? Allora, ecco, la risposta è molto semplice e nello stesso tempo è complessa. La risposta che dava Siracusa era semplice, ma era anche interessante. Nel senso di dire c'è una legge universale per cui fino a quando non hai raggiunto un livello di coscienza che ti impedisce di essere aggressivo e distruttivo, non ti è concesso di superare i limiti della tua sfera planetaria. Lo diceva con parole più semplici, ma di fatto voleva dire questo. Ora, questo può apparire idealistico, può apparire strano, però dietro questo ci può essere un discorso più interessante. Siamo sempre lì. Come noi, se noi concepiamo l'universo secondo una concezione moderna e contemporanea, in qualche maniera oggettivistica, per cui così come c'è il nostro pianeta, ci sono altri pianeti che sono simili e quindi possono avere situazioni simili, i rapporti sono solo rapporti di distanza. Ecco, ma pare che non sia così. Noi concepiamo l'universo sulla base della nostra percezione. Non sappiamo in realtà come sono composte le altre forme di vita, neanche gli altri pianeti. Noi vediamo ciò che un certo nostro filtro ci fa vedere. E quindi non possiamo che immaginare altre culture sulla formula della nostra. Di fatto, il muro che esiste tra le diverse dimensioni è proprio quello che impedisce che chi non ha raggiunto una capacità di aprire dei varchi possa passare e transitare e influire, perché per natura è così, non perché c'è una legge così etica decisa da un qualche giudice che l'ha scritto su un foglio, ma perché è abbastanza naturale che se tu non sai come comporre, se tu non sai come lavorare in un laboratorio chimico, tu puoi entrarci, ma fai solo dei danni e non riesci a produrre quello che vuoi produrre. Se tu vuoi costruire un laser, tu devi sapere come si fa. Per sapere come si fa, devi conoscere le leggi che lo regolano. Per sapere le leggi che lo regolano, devi averle studiate. Una volta che le hai studiate, sai come comporre un laser. La stessa cosa è se tu devi aprire un varco tra dimensioni diverse e quindi devi esplorare altre realtà, devi conoscere le leggi dell'equilibrio, i bilancieri, le leggi sottili. E le leggi sottili presuppongono che quella particolare malattia che è l'egoismo personale, la volontà di prevaricazione, la volontà di invasione, svanisca perché è una forma di debolezza. Non so se mi spiego. Assolutamente, certo. Ecco. Certo. Questa è la lettura. Questa è una lettura che, francamente, una delle cose più interessanti che emergevano dalla visione che dopo una certa data Eugenio Siracusa ha dato anche ai suoi fideisti era questa. Ora, il contatto personale. Il contatto personale nasce dal fatto che lui cominciò a farsi conoscere, perché lui stava a Catania, io stavo a Bologna, allora non c'era internet, le riviste su questi temi non esistevano. Ne è cominciata a esistere una quando è nato il Giornale dei Misteri. Il Giornale dei Misteri, che c'è ancora, ma è diventata, a mio vedere, l'ombra di se stesso, soprattutto dopo che ha dato le dimissioni alla sua ultima e geniale direttrice, nostra grande amica Fulvia Cariglia, che ha avuto non pochi problemi con gli editori successivi. Ma quando è nato il Giornale dei Misteri? È nato da un congresso piccolo, da un piccolo gruppo di umanisti fiorentini, di cui faceva parte Giulio Brunner, Solos Boncompagni, Sergio Conti e altri,
tutte figure che oggi sono scomparse, perché erano di quella generazione, quindi sono tutti morti, però io li ho ben conosciuti, con tutte anche magari i loro limiti, le loro, però comunque alcuni erano fratelli massoni, alcuni no, però comunque erano profondamente interessati a questi temi, ma all'epoca, stiamo parlando appunto degli anni 70, interessati a questi temi erano tutte figure di margine, di confine, quasi segrete, perché la cultura ufficiale non è che contestasse queste cose, non le sapeva proprio. Allora, cioè, non c'era rapporto, confondeva la cacca con la cioccolata, confondeva i maghi, succede ancora, ma meno da un certo punto di vista. La magia era quella di neanche di Hotel, ma peggio. Quindi parlare di queste cose era veramente la novità assoluta. I dischi volanti erano la visione di qualche allucinato, magari americano, in Italia. La Domenica del Corriere si occupò delle prime esperienze di Siracusa nel 62, pubblicò, ma erano articoli di costume, erano articoli comunque sempre fatti con un taglio un po' tra il serio e il faceto, non erano articoli che ponessero l'attenzione sulla, quando davano spazio perché facevano audience, ma sempre con una strizzata d'occhi, come dire, stiamo parlando di uno scherzo, ecco, mentre dietro c'era gente che non scherzava affatto. E così nacque il Giornale dei Misteri, perché nacque tra l'altro con una profonda collaborazione di Eugenio Siracusa, perché lui stesso lo racconta, poi farò sentire un audio dove lui lo racconta, ma noi lo sapevamo perfettamente, lo sapevano i fondatori del Giornale dei Misteri, nei primi numeri del Giornale dei Misteri la presenza del Centro Studi nel Giornale dei Misteri è stata costante, nei primi numeri, dal primo numero fino al numero 5, e nel numero 5 comparve un lungo articolo su Siracusa e io, per una serie di circostanze, lo ebbi in mano. Io, 14enne, che mi occupavo già di occultismo, che studiavo i testi di Papus, che studiavo i testi di Blavatsky e di Platone e di Plotino e altri, perché così era, mi ritrovai in mano questa cosa. Contemporaneamente successe anche che, anche lì, le circostanze sono sempre molto apparentemente casuali, molto strane. Rischia tutto il programma di Mike Buongiorno. Al programma di Mike Buongiorno, stiamo parlando sempre del 71, uno degli ospiti, c'erano, si ricorda, Rischia tutto, ogni tanto venivano ospiti curiosi. È stato il periodo in cui emerse a Rischia tutto, ad esempio, la figura di Massimo Inardi, che poi dopo io ho ben conosciuto, era bolognese come me, fu campione di Rischia tutto per parecchio tempo con la sua memoria prodigiosa, siccome era anche membro del Centro di Parapsicologia di Bologna insieme a Cassoli. Cominciarono a dire, a pensare che usasse metodi strani per leggere nel pensiero, perché vinse un sacco di soldi a Rischia tutto, perché aveva una memoria fotografica su un tema che era il suo tema, che era quello della musica classica, e quindi fecero delle puntate strane. Comunque si cominciò a parlare di parapsicologia con Massimo Inardi a Rischia tutto. E nello stesso periodo, più o meno, mi pare poco prima, poco dopo, se non ricordo, comunque nel 71, ci fu un ospite, non un concorrente, un ospite che andò a Rischia tutto e che era Ignazio Castellano. Ignazio Castellano è stato uno dei personaggi chiave del Centro Studi prima di me a Milano, uno studioso teosofico interessante che fece parte di quella categoria di personaggi del Centro Studi di cui sto parlando e di cui io sono stato forse l'esponente più di spicco all'epoca per vari motivi, che non erano semplicemente seguaci di Siracusa, ma avevano affiancato Siracusa in dando valore alle sue cose, però anche con dei loro contributi e con un certo tipo di cultura esoterica più o meno dichiarata. E lui questi, in quegli anni, li accolse e ci accolse di buon grado. Io vidi Castellana alla televisione, mi colpirono le cose che disse, contemporaneamente, poco tempo dopo, vidi articoli su Siracusa e stavo facendo un mio percorso di ricerca
che mi aveva portato alla considerazione del fatto che questi poteri alieni, per come li potevo concepire allora, connessi anche ai poteri occulti di cui si parlava nella teosofia e in altre tradizioni esoteriche, erano una realtà che trovavo interessante, non salvifica, interessante. Soprattutto avevo un mio progetto che era quello di ricercare, che è un po' stato quello che ha segnato poi tutta la mia vita, anche oggi, insomma, cioè la volontà di bilanciare le conoscenze tra loro sia nell'aspetto, diciamo così, razionale che nell'aspetto sovrarazionale, scavalcandone i conflitti apparenti. E c'era questo input, questa sorta di missione culturale che sentì nascere fin da quella giovanissima età. E non so se questo fosse un merito o meno, era una mia caratteristica. E quindi scrissi a Siracusa una lunga lettera in cui, questo non era mai accaduto a lui, non cercavo un maestro, perché io non ho mai cercato maestro, lui non è stato il mio maestro, non ho voluto maestri se non me stesso, non è capitato. Gli scrissi una lettera in cui inserì una mia comunicazione che lui avrebbe dovuto, se era sincero, trasmettere ai suoi amici alieni, perché volevo dire a loro delle cose. E siccome io non li potevo raggiungere, le scrissi a lui e gli dissi: manda questa mia lettera a questi qua. Era ovviamente una cosa un po' ingenua, scritta in una forma comunque in bilico tra una cultura già di un certo tipo, ma comunque con lo stile che potevo avere allora. Eugenio fu folgorato dalle mie lettere, mi scrisse delle lettere di risposta molto entusiastiche. Devo dire che lui ha sempre avuto per tutta la vita la volontà di trovare un giovane erede, un figlio magico, un qualcosa che ovviamente io non potevo essere, però forse lui lo ha sperato. Mi scrisse delle cose sul tipo: tu sarai l'unico dopo di me a usare, e avevo 14 anni. E potevo anche montarmi la testa, ma non lo feci perché l'avevo già abbastanza montata per conto mio. Però mi scrisse queste cose, quindi mi accolse a braccia, poi chiesi anche appunto di aderire al suo centro, però non sapevo se a Bologna c'era, lui era a Catania, eravamo lontani e siamo sempre stati lontani alla fine. Il mio rapporto con Siracusa è stato un rapporto a distanza, ci siamo incontrati un numero limitato di volte, io non sono... non ho operato, non mi sono sviluppato al suo fianco, mi sono sviluppato a distanza, ognuno a casa sua, però in rapporti e come suo anche rappresentante, perché io entrai, lui mi affidò ad una persona che in quel momento era lì da lui, ma era di Bologna, una sensitiva, una contattista, Nadia Scandellari, che è stata comunque per me una persona importante, direi un'amica, aveva 10 anni più di me, quindi non è che ci fosse nient'altro, quindi una figlia della natura, una ragazza che aveva una formazione contadina, però una grossa capacità intuitiva e un grosso carisma, non aveva cultura, però gli interessava la mia cultura, ci incontrammo, lui mi affidò a lei e lei mi dette delle dritte interessanti nei primissimi tempi. Dopodiché insieme fondammo, unendo le nostre caratteristiche, io poi insomma dopo avevo 15 anni, poi ne ho avuti 16, sono passati un po' di anni, e abbiamo creato e fondato il Centro Studi Fratellanza Cosmica di Bologna, che comunque era già un ambiente nascente intorno a lei, però essendo lei una di provenienza popolare, cattolica, cattolica a modo suo, molto eretica, ma comunque io dal canto mio cominciai a sviluppare un ambiente intorno a me, che era l'ambiente scolastico. Io ho vissuto una strana esperienza all'interno dell'ambiente scolastico che poi ho abbandonato, cioè io attualmente
ho la cultura che ho e ho raggiunto un certo tipo di cose, di valori, di ricerche, in modo totalmente autodidatta, perché con la scuola c'è stato fino da allora uno scontro frontale, nel senso che la scuola era nelle mani di insegnanti che su questi temi erano non soltanto inermi, ma totalmente sprovvisti, ma anche dei rapporti classici di queste cose. A parlare di Plotino in quelle che erano le medie di allora, perché quello facevo, e poi anche i primissimi anni del liceo, che poi mollai, era strano, cioè gli insegnanti erano totalmente sprovvisti, cascavano dalle nuvole. Parlare di... Io portai all'esame di terza media, dove mi dissero di scegliere un libro di cui parlare, portai il Trattato Pratico di Scienze Occulte di Papus. Io rimasero piuttosto perplessi, ne parlai per un'ora, capirono un quinto di quello che dissi, mi dettero un 10 e finì lì, perché questo era il rapporto. Con un altro insegnante, mi ricordo, al liceo gli detti qualche spunto, gli prestai io dei libri perché capisse le cose di cui stavo parlando. Con gli altri, con i compagni, diciamo, di scuola, cominciai a parlare di questi argomenti, trovai, diciamo, che ho avuto incontri con figure che poi sono cresciute con me, alcune, pochissime, e che poi mi hanno accompagnato nel mio lavoro per tutta la vita. Tra l'altro, vabbè, alcuni di questi poi sono scomparsi, anche per età, per situazioni strane, però così è andata. Quindi si creò a Bologna un ambiente doppio di anziani che piano piano venivano da ambienti diversi e un po' così ci ascoltavano, e di giovani che crebbero intorno a me. Nello stesso tempo c'era il rapporto con Siracusa. Era un rapporto tutto sommato un po' ambiguo. Perché? Perché la differenza stava nel fatto che lui seguiva la sua strada e dava i suoi input, che all'inizio per noi furono, per me furono degli stimoli importanti, ma che ebbero effetti diversi. Lui cominciò a parlare di se stesso in un modo strano, identificando la sua natura con una sorta di mutante che aveva avuto varie manifestazioni nella storia. Io non voglio mettere adesso qui in discussione questo, se questo fosse un'allucinazione, se questo... Qualunque cosa sia stata, la sua maniera di proporlo non fu buffa e buttata lì, come ho citato altri che nella storia della teosofia dicevano di essere la reincarnazione di Washington invece che di Benjamin Franklin invece che di Napoleone o di Giulio Cesare. Lui fece alcuni nomi, dopo aver tagliato fuori Wegener, che fu dimenticato, che erano interessanti perché erano punti chiave di un certo filone esoterico. Ermete Trismegisto, che non è una figura storica, ma che lui aveva conosciuto attraverso la pubblicazione in quel momento in Italia del Pimandro, che fu la prima edizione che fu fatta in Italia degli scritti ermetici, chiamato Il cratere della sapienza. Era un'edizione molto, molto tirata per i capelli, però interessante, fu la prima che uscì in Italia. Ce l'abbiamo ancora, facendo i confronti debiti si vede che era una rielaborazione, però tratta dai testi ermetici, e lui da lì colse una sua sintonia con la figura di Ermete Trismegisto, e quindi si identificò con questa figura che lui non neanche sapeva che non era una figura storica. Poi successivamente con il conte, con Giordano Bruno. Ora, Eugenio Siracusa non ha mai letto una sola riga di Giordano, però mentre noi lo studiavamo, e quindi trovavamo che c'erano delle sincronicità, c'era non la lettera, ma c'era lo spirito di Bruno, c'era l'empito, c'era l'eroico furore di Bruno, che lui in parte manifestava a modo suo. Poi il conte di Cagliostro, stessa cosa, dato che lui comunque aveva anche facoltà paranormali di un certo tipo, guarì delle persone. E anche lì sicuramente lui sfruttò anche le cose che venivano divulgate in quegli anni,
negli anni 70, uscirono dei libri, in particolare i libri di Pier Carpi, che era una figura molto particolare, adesso è morto anche lui, sto parlando di una strage da un certo punto di vista. Pier Carpi era un autore dell'epoca molto disinvolto, molto da scoop, però era un martinista ed era, aveva delle conoscenze interessanti in ambito iniziatico. Il suo film Cagliostro il taumaturgo è uno dei più bei film che siano stati fatti su Cagliostro, e il suo libro Cagliostro su Cagliostro era molto interessante, però aveva una caratteristica: lui sposò una visione su Cagliostro discutibilissima che divideva Cagliostro da Giuseppe Balsamo, cioè l'idea che si trattasse di due persone diverse, date le testimonianze storiche che sono molto difformi tra la figura gloriosa, iniziatica del conte di Cagliostro e la figura un po' alla Otelma di Giuseppe Balsamo, sembrerebbe appunto, lui proponeva che fossero addirittura due persone diverse, che fosse stata creata la figura di Balsamo per distruggere Cagliostro, una sorta di complotto, eccetera. Ma era un'idea sua, non esiste nessuna possibilità che questo sia suffragato, studiando i documenti originali, come noi poi abbiamo fatto, sia della massoneria egiziana, che conosciamo molto bene, che di Cagliostro. Questo è difficile, è molto più interessante pensare che sia Cagliostro che altri, come alla fine il nostro amico Crowley, fossero figure che avevano una personalità molteplice, capace di essere alta, ma anche a volte molto bassa, ma anche a volte discutibile, ma anche a volte con delle maschere, se vogliamo, un po' truffaldine o simili. E questo, ok. Quindi, al di là di questo, però, Siracusa sicuramente sposò la tesi di Pier Carpi e quindi per tutta la vita sostenne che Cagliostro e Balsamo erano persone diverse. Poi, alla fine, inaspettatamente per molti, perché parlando di Ermete, di Bruno, di Cagliostro, in qualche maniera poteva dare l'idea ai suoi seguaci più bianchi, più teosofici, che fosse su una linea di un certo tipo. Poi invece lui affermò anche di avere una relazione molto stretta, queste vite parallele, con Rasputin, che chiaramente nessuno all'epoca, tranne noi forse a Bologna, riusciva a mettere in relazione con Cagliostro, perché sembravano due figure, figuriamoci, Rasputin, i proclamatori della controiniziazione non possono che vederci uno stregone nero, no, di Rasputin, uno sciamano ambiguo, un maniaco sessuale, e invece Siracusa lo esaltò come esponente di una sola, di una stessa catena iniziatica legata a Cagliostro, ad Ermete, eccetera. Ora, tutto questo ci interessava allora e ci legò. Ecco il motivo per cui siamo stati legati. Il Centro Studi Fratellanza Cosmica è assolutamente apolitico. Gli studiosi ufologisti che aderiscono idealmente al Centro Studi Fratellanza Cosmica
possono appartenere a tutte le correnti politiche e religiose della Terra. Nell'ambiente di studio del centro a nessuno è permesso e per nessun motivo politicizzare gli argomenti di studio o fare politica. Nell'ambiente del centro studi Fratellanza Cosmica si nutrono con rispetto e devozione gli alti valori della universale fratellanza, ispirati e guidati dall'amore più grande di tutti gli amori, che ci giunge dall'esterno del nostro pianeta e da esseri evolutissimi in tutti i sensi. Il presente comunicato serve a chi che sia, affinché abbia piena conoscenza e affinché non abbia a nutrire la mente di fantastiche e inesistenti pretese nei confronti del Centro Studi Fratellanza Cosmica. Le osservanze per le anime che aderiscono spiritualmente al Centro Studi Fratellanza Cosmica, rettitudine morale e spirituale, abolizione degli stimoli egoistici, abolizione degli stimoli coercitivi, abolizione delle riserve mentali, abolizione degli stimoli speculativi. Coloro che sviluppano questi valori negativi debbono ritenersi slegati spiritualmente dal Centro Studi Fratellanza Cosmica. Ora, c'è anche altro, perché dopo aver ricevuto abbiamo anche dato. Stiamo parlando del 71, dal 71 al 72, 73, io appunto ho contribuito in forma, in quel momento, ancora semi nascosta, cioè sotto la guida di questa ragazza che gestiva il centro di Bologna. Poi cominciarono le derive, le guerre, perché chiaramente il centro studi era un'organizzazione aperta, era un'organizzazione non strutturata, senza tessere, senza pagamenti. Ecco, una delle cose che io devo ad Eugenio Siragusa è una cosa che poi ho seguito per tutta la vita e che tuttora difendo. Quello che lui sosteneva: la verità non si vende, non si compra. Lui non ha mai dato strutture economiche all'organizzazione, non ha mai richiesto né tessere né pagamenti. Tutto era autofinanziato in maniera volontaria dai membri, che fossero poveri, ricchi, quello che si faceva era, allora c'erano i ciclostili, c'erano le cose a scrivere a macchina, cioè, e tutto veniva fatto in questo modo. Non c'è mai stato da parte sua nessuno sfruttamento economico. Chi l'ha raccontato ha mentito, perché non era così. Diciamo che c'è stata gente, danarosa, che non a Bologna ma accanto a lui, che a un certo punto gli ha offerto delle cose e lui per l'opera non le ha rifiutate, ma di suo viveva in maniera quasi monastica. Ecco, e questo lo so, perché l'ho condiviso per qualche periodo quando sono stato giù a Catania. E quindi ho visto come stavano le situazioni e come sono sempre state. Questa è la verità. Per cui è chiaro che lui diceva: la verità non si vende, non si compra. Io oggi dico: la verità non esiste, esistono le verità, esiste la conoscenza, esiste la ricerca, ma non può essere venduta o comprata. Ecco perché siamo sempre stati profondamente ostili, e non per eredità solo di Siragusa, ma perché ci ha suscitato qualcosa che sentiamo profondamente vero. Questo gioco, i corsi, i pagamenti, la verità venduta al chilo e tutto questo commercio iniquo che si muove intorno a questi temi ci lascia disgustati da allora, e abbiamo conservato questa mentalità e questo modo d'essere. E questo, devo dire, francamente, nel suo primo input lo devo a lui. L'ho sempre detto e continuo a dirlo. Ora, parlando di questa collaborazione, devo dire che lui gli dette molto spazio, nonostante questa giovanissima età, e mi permise quindi di manifestare quello che dovevo manifestare. Nel 75, io avevo 17 anni, nel gennaio del 75 io lo andai a trovare a Catania, ci incontrammo. Lui stava facendo una cosa che non aveva mai fatto, fece la sua prima conferenza pubblica nella sua città, perché lui era sempre agito altrove, e fece una grande conferenza, la gente era in piedi fuori dalla sala, e io non solo ero presente, ma volle che fossi con lui sul tavolo dei relatori. Eravamo lui,
io, la sua segretaria Maria Antonietta De Muro, il suo avvocato, che era anche uno studioso di clipeologia, diciamo, sono in gamba, e fece una bella conferenza anche lui. Le due conferenze furono la sua e quella di Eugenio. Io ero di supporto, feci un brevissimo intervento, ma soprattutto ero lì, presente, insomma, a rappresentare il centro di Bologna. E poi c'era un moderatore. Ecco, quindi adesso poi vedete la foto di questo, perché è documentato tutto questo. Io fui anche intervistato all'epoca, appunto, dalla stampa, che mi intervistò e dissi determinate cose che possiamo ascoltare, perché è interessante sentire come già all'epoca questo ragazzino, sull'influenza comunque varia, a volte scombinata anche, ma di questo personaggio, aveva queste posizioni che tutto sommato poi nel tempo non sono molto cambiate, sono approfondite, c'è stato uno spostamento di livello. Quindi possiamo sentire quello che fu detto da me in quella prima intervista. E poi sentiremo altro. Il Centro Studi Fratellanza Cosmica ha diverse sedi in Italia e anche all'estero. Qui a casa di Eugenio Siracusa incontriamo un giovane, un ragazzo che viene da Bologna, dal centro di Bologna. Quanti anni hai? Sei giovanissimo. 17. Hai ragione, giovanissimo. Sì. Anche tu aderisci a questo centro? Sì, ne faccio parte da 3 anni. E che cosa ci puoi raccontare della presenza sulla Terra di questi extraterrestri? Beh, a livello personale le posso dire che la mia vita è stata come investita in un certo momento, ero molto giovane, avevo 14 anni, è stata investita da loro, però differentemente da altri fratelli, non a livello fisico, non ho avuto subito contatti. Ho avuto una programmazione, un insegnamento morale, spirituale, filosofico, interiore, che mi è nato, che è scaturito da dentro di me e che sentivo, in un certo senso, guidato da qualcuno che non sapevo chi era. Ad un certo momento l'ho scoperto. Chi era? Erano loro in generale, in particolare non posso parlare di guide particolari perché ancora questo è in corso di sviluppo, sono ancora esperienze che sto tuttora cercando e realizzando dentro di me. In generale li considero i miei angeli custodi, i miei fratelli che ormai guidano la mia vita attimo per attimo nei limiti di quella che è la mia capacità. Ma ti consigliano anche nel come agire nella vita? Esatto. Specialmente per quello che riguarda la mia attività come, diciamo, loro intermediario presso i miei fratelli umani, in un certo senso. Ecco, un grosso consiglio che ti hanno suggerito loro e che hai applicato, qual è? Ma niente di specifico, cioè sono tante piccole cose, diciamo che le grandi cose nascono dall'unione delle piccole, non c'è niente, è tutta una vita, io potrei parlare giorno per giorno. Io entrai nel centro di fratellanza cosmica dopo un anno di preparazione personale, intellettuale di questo tipo. Senti, praticamente hai visto qualche cosa, la presenza così, oltre che telepatica, è proprio materializzata, l'hai potuta constatare di persona? Dei loro corpi no. Ho sentito i loro profumi, ho visto dischi volanti, moltissimi, ormai a centinaia, penso in 3 anni, ne ho visti moltissimi, ho avuto anche personalmente segnalazioni di orari che, come la sorella, sono stati poi seguiti alla lettera, in casa mia, altrove, però sempre a livello personale, queste sono cose che riguardano, non possono essere dimostrate, cioè secondo me la cosa che ha più importanza è il discorso morale che viene sviluppato da questo, cioè le mie esperienze fisiche valgono per me. Io personalmente, se mi vengono ad interpellare, mi credono perché hai fede, io dico non ho fede, so perché conosco in un certo senso. Che dicono i tuoi amici, i tuoi compagni di scuola di te? Ecco, diciamo, è molto improntato, io praticamente ho improntato moltissimo la mia attività, io posso dire che frequento la scuola quasi più per questo che per altro. Sono riuscito ad impostare un discorso, sono circondato da un certo rispetto perché in un certo senso mi presento più che da un punto di vista così di ufologia, mi presento da un punto di vista di moralità. Marziano? No, assolutamente, mi presento da un punto di vista
morale, cioè quasi come appunto quello che è l'essenza del nostro discorso, portatore di un discorso di fratellanza, di un discorso di amore che non può ledere, anche se qualcuno non crede non ha importanza. Però posso dire che ho trovato sulla mia strada altri giovani preparatissimi che ora fanno parte attivissima del centro, che mi aiutano in modo spettacoloso nella mia attività. Ho trovato comprensione, ho trovato difficoltà innumerevoli perché ho dovuto lottare contro tutti e contro tutto all'interno della scuola, specialmente contro gli ambienti, proprio che sono i più gretti, gli ambienti dei professori, in questo modo. Da sei molto giovane, non ti è mai venuto il desiderio di chiedere un consiglio e un favore personale? No. No, perché lo riterrei un tradimento in un certo senso, cioè se un contatto con questa realtà, con loro, presuppone perlomeno il tentativo di un'abolizione di quello che è l'egoismo personale, io penso proprio che sarebbe assurdo chiedere qualcosa per noi stessi. Io penso che sarebbe assurdo, in quanto me stesso io mi identifico con il cosmo, mi identifico con l'umanità, quindi io chiedo per l'umanità stessa, non per me. Non vedo cosa potrebbero darmi, a me non manca niente di quello che desidero. Ora, sentito questo, vorrei anche che, siccome queste cose di solito non vengono fatte ascoltare, perché nessuno le ha, e perché si preferisce far ascoltare le voci di Siracusa quando parla di Cristo, quando parla dell'Apocalisse, di tutte queste storie qui, invece in questa conferenza lui aprì con queste parole che vi faccio sentire, dove celebrò una invocazione sudamericana, una invocazione inca al ritorno degli dei delle stelle, che è molto bella. La sentiamo. Signori, cari amici studiosi, prima di iniziare la breve discussione che voglio fare con le vostre anime, più che con la vostra mente, leggo un'antica canzone delle Ande che mi è tanto cara. O grandi padri, che dopo aver seminato rigogliosi frutti su un pianeta arido ed incolto, ci avete abbandonati come fiori senza rugiato, guardiani di una terra da crescere, giunga a voi questo canto di attesa e di dolore. Le messi sono già mature, gli alberi sono cresciuti ed hanno prodotto in abbondanza. Il nostro compito è finito. I figli dei nostri figli, nati nel solco di una terra straniera, dimenticheranno forse la nostra promessa. Ma noi, frutto della saggezza arrivata dal cielo, non abbiamo cancellato dalle menti il volto del Padre. Ed ogni giorno ed ogni notte che questo pianeta concede, scrutiamo attenti le nubi, aspettando di vedervi tornare sui carri di fuoco a riprendere ciò che avete lasciato. Vi ringrazio di essere intervenuti a questo amichevole e fraterno colloquio su un problema che io credo molti conoscono. La realtà dei dischi volanti e della loro mai provata presenza operativa sul nostro pianeta. È stato detto, nemo profeta in patria, ma io, dopo 21 anni di attivo e incessante lavoro, mi sono deciso ad affrontare nella città dove sono nato il compito di dare ai miei concittadini una chiara esposizione delle mie esperienze vissute con esseri provenienti dagli spazi esterni, con precise intenzioni di offrirci un valido aiuto al fine di uscire dal tragico labirinto in cui l'umanità
umanità si è addentrata con le conseguenze che ben conosciamo e che via più si manifestano sempre più caotiche, sono stati loro a voler istituire questo centro per la ricerca, il sondaggio e la scelta di terrestri predisposti ad essere risvegliati e quindi sensibilizzati sul piano di coscienza molto più evoluto. E molti sono coloro che si sono risvegliati e si sono predisposti all'accettazione di una metodologia che mira al raggiungimento di un nuovo equilibrio psicofisico-spirituale capace di strutturare una nuova concezione della vita e del suo reale significato. Gli dei e le stelle sono ritornati sulla Terra. Ecco, dopo questa ci furono degli interventi, ci furono delle domande, e anche lì ci tengo a far sentire in che modo nel 1975 quest'uomo, che comunque rappresentava anche un'organizzazione che aveva più o meno queste posizioni, rispondeva su temi come a parte la nascita del GDM, che lui la racconta in breve, e poi l'unità delle religioni, la religiosità, per qualcuno gli chiese, dice, ma voi fate un discorso universale o siete cristiani? Ebbene, lui rispose in questo modo, che adesso sentiamo. Sergio Conti, il mio carissimo amico, perché se lei non lo sa, il giornale dei misteri l'ho fatto nascere io. Io in un pranzo con tedeschi mi domandò: Siracusa, ci può aiutare a mettere su una rivista? Di che rivista si tratta? Gli ha detto al fu tedeschi. Si tratta di una, mi era Brunner, mi era Sergio Conte, si tratta di una rivista che parlerà esclusivamente dei via extraterrestri. Sono perfettamente d'accordo, la aiuterò. E così il giornale dei misteri, quindi il rapporto che c'è tra me, Sergio Conte o Brunner. Ecco, vorrei chiederle una cosa, signora Siracusa. Prego, signora. A me non interessa una discussione di tipo tecnico, è un discorso forse un po' più importante. Cioè, volevo chiedere questo. Lei poco fa ha fatto riferimento a leggere il Vangelo. Volevo chiedere questo. Per questo particolare. Sì, ho ben capito, il discorso che lei fa è un discorso universale. Al di là delle credenze religiose, si abbraccia tutte le religioni. Per cui lei ha parlato di Vangelo in quanto penso che la maggioranza di noi sia cattolica cristiana. Se il suo discorso fosse indirizzato a un buddista, a un altro, cioè a quale fonte farebbe riferimento? Farebbe riferimento a una fonte vera e propria oppure alla propria coscienza, che è al di là di ogni fonte? Mi scusi se le do una risposta chiara e precisa. La fiamma è unica. Gli aspetti sono diversi. La fiamma è unica, gli aspetti sono diversi. Quindi io posso indirizzare il buddista al cristianesimo, il cristiano al buddista, il buddista all'islamico, l'islamico al buddista, l'islamico al cristianesimo. La fiamma è unica. Cioè dei principi fondamentali al di là di ogni particolare. Logico, evidentemente. Se dico che gli aspetti sono diversi, io affermo che la fiamma è unica. Bene, finito questo che abbiamo sentito. Ora, queste erano le impostazioni in quest'epoca. Quello che devo dire è che dopo questa data, dopo il 75, brevemente, la Nadia Scandellari si staccò perché ebbe una vicenda personale, di cui adesso non mi voglio soffermare qui, poi anche lei adesso è morta, e quindi mi lasciò in mano la direzione del centro di Bologna. Siracusa mi trasmise una delega, io ero ancora minorenne, divenni maggiorenne l'anno dopo, quindi fu un momento di transizione, mi mise una persona accanto di sostegno, economico soprattutto. Però poi io divenni il delegato ufficiale del centro di Bologna e in seguito, quando poi lui abolì tutta una serie di deleghe che aveva dato a personaggi strani che stavano creando delle derive eccessive anche per lui, di fatto mi nominò come segretario
cioè creò a Bologna la segreteria Centro Italia del Centro Studi Fratellanza Cosmica, che di fatto era un'organizzazione che era poco organizzata, però comunque un minimo di struttura c'era, e quindi esisteva una segreteria internazionale che curava anche la pubblicazione di opuscoli, eccetera, in varie lingue in giro per il mondo. E poi in Italia c'erano tre segreterie, una direttiva nazionale, la sua di Catania, una a nord, a Milano, dell'Italia settentrionale, guidata da un certo Gianni Schmidt, perché Ignazio Castellana, quello studioso che disse all'inizio, piano piano si era poi ritirato perché anche lui seguiva dei percorsi propri e rimase, il centro di Milano è sempre stato molto incasinato, però comunque c'era. E poi c'era il centro di Bologna, che era diretto da me, e che in qualche modo era incaricato di coordinare tutte le attività dell'Italia centrale. Ora, noi cominciamo a fare un lavoro nostro, parallelo al suo, e devo dire, su vari argomenti, significava questo, aprire dei varchi, significò anche aprire delle forme sperimentali di contatto con questa realtà, e smascherarne anche le apparenze su vari temi. E queste cose noi le io le mandai a Siracusa e lui le ha fatte proprie, e io questo lo posso dimostrare. Io ho la documentazione dei bollettini del Centro Studi Fratellanza Cosmica degli anni 72, 73, 74, 75 e poi 76, 77. Sono cose pubblicate da lui, dalla sede di Catania, dove ci sono documenti firmati dal sottoscritto, che per la prima volta estraggono e trasmettono a nome di una esperienza di realtà anche parallela, aliena, dei concetti, delle formule, che poi successivamente Siracusa ha fatto proprie, ma io questo glielo permisi, perché io gli scrissi sempre: ciò che io trasmetto non è mio, appartiene a noi, per cui fanne ciò che credi. Lui lo ha fatto, solo che i suoi attuali seguaci non lo sanno, e quindi non sanno che dietro alcune, non tutte, ma alcune delle formule fondamentali da lui proclamate provenivano anche da questi nostri lavori, e questo è dimostrabile. E magari sarebbe da dedicare un'intera puntata a quali di questi, però ci sono, e sono concetti che si staccano moltissimo da questa visione che poi è emersa successivamente, perché, voglio dire, andando a sintetizzare, noi facemmo una serie anche di conferenze, io feci delle conferenze pubbliche a Bologna insieme ai miei collaboratori, e se sentiamo un attimo qual era il nostro tono, e se qualcuno va a vedere quali sono i toni che vengono attribuiti al Centro Studi Fratellanza Cosmica, sentirà la differenza. Perché il Centro Studi Fratellanza Cosmica non era soltanto Eugenio Siracusa, era anche qualcos'altro che non era contrapposto a lui, ma che lui accolse. Gli extraterrestri sono per lui
per l'Inter di Maria Bagnoli. A Bologna questa sera, nella biblioteca di Palazzo Montanari, i protagonisti di una conferenza dibattito saranno i dischi volanti. Tre esponenti del Centro Studi di Fratellanza Cosmica tratteranno l'affascinante problema del messaggio degli extraterrestri come radice delle antiche culture terrestri. Sentiamo qualche anticipazione dei tre relatori, che sono Roberto Negrini, Franco Carrai e Massimo Negrini. Li considerate degli ufologi voi? No, questo assolutamente. Noi trattiamo il problema da un punto di vista diretto, non da un punto di vista ipotetico, ma partendo da un rapporto preciso che abbiamo stabilito con esseri provenienti dallo spazio. Accertate presenze di oggetti volanti oppure rimanete appunto in un campo quasi fantascientifico? Beh, direi questo. Per noi la fantascienza non esiste in quanto è diventata parte della nostra vita quotidiana. Giorno per giorno viviamo l'esperienza di una intima amicizia con esseri provenienti dallo spazio. Da loro impariamo ciò che desideriamo conoscere e attraverso il rapporto con loro evolviamo le nostre coscienze e le nostre menti. È chiaro che non ci interessa il problema dischi volanti in quanto per noi è altamente scontato. Quindi i contatti nostri sono sia a livello telepatico che a livello fisico. Il messaggio degli extraterrestri che voi ricevete può essere sentito, afferrato anche da altre persone? Ecco, è importante questo. I fratelli dello spazio entrano in comunicazione diretta esclusivamente con coloro che possono recepire questo messaggio, con coloro che possono essere predisposti psicologicamente e soprattutto spiritualmente a questo tipo di rapporto. Quindi non è un qualche cosa che possa essere assimilato da tutti. A tutti può essere dato e viene dato in effetti il messaggio d'amore, il messaggio di fratellanza, il messaggio di rinnovamento culturale e scientifico che questi esseri ci portano. Ma non a tutti può essere dato un contatto, per ora, dato il livello scarsamente elevato dell'evoluzione terrestre. Speriamo in un progredire della nostra civiltà, della nostra sensibilità e speriamo che questi extraterrestri siano sempre benigni verso di noi. Notizie da San Marino. Perché giorno dopo giorno non cominciare questo lavoro su se stessi, non iniziare questa trasformazione della propria anima, del proprio cervello, della propria natura, cercando di proiettare tutti i propri pensieri concreti su un piano più elevato, cercando di proiettare le nostre passioni su un piano di intuizioni, cercando di proiettare i nostri desideri sul piano delle aspirazioni, cercando in termini poveri di spiritualizzare, di sublimare tutto ciò che di noi è grezzo. Questo lo possiamo fare. Non c'è bisogno di rinunciare alla vita di tutti i giorni, di non andare in ufficio per fare questo. Non c'è bisogno di ritirarsi in un ashram tibetano per fare questo. Lo possiamo fare, dobbiamo riuscire a conciliare queste due cose. Il compromesso della vita di tutti i giorni, che accettiamo come pura e semplice necessità biologica, e questa vita interiore che ci distacca dall'azione. La filosofia yoga può dare molto in questo senso. La filosofia yoga insegna che un'azione, se è compiuta senza desiderio, non ha valore. Anche un'azione malvagia, l'azione più malvagia, se viene compiuta senza l'intenzione, non ha valore malvagio. Mentre l'intenzione malvagia, anche se non è seguita dall'azione, è già una malvagità.
perché il valore vero e proprio sta in ciò che l'uomo vuole fare. Quindi ecco perché i veri valori non stanno tanto nel comportamento di tutti i giorni, ma nel nostro comportamento interiore, nella nostra disponibilità interiore a cambiare. Se noi soltanto così da stasera ci predisponiamo a voler cambiare la nostra vita di tutti i giorni, a volerci proiettare oltre la vita, a volerci proiettare verso l'insegnamento, non dico soltanto degli extraterrestri, ma di tutti i maestri che hanno voluto istruire l'umanità, di tutti coloro che hanno avuto qualcosa di buono da dire all'uomo. Se vogliamo fin da stasera cominciare con il coraggio proprio di tutte le avventure, a tuffarci in questa avventura, vi do tempo una settimana, comincerete a vedere i cambiamenti dentro voi stessi. I cambiamenti di tutta la vostra personalità. Comincerete a sentirvi migliori, a sentirvi più degni di accettare un discorso di questo genere e di poterlo anche eventualmente portare avanti se un giorno doveste sentire la voce che molti di noi hanno sentito. Da noi siamo diventati schiavi della civiltà in cui viviamo. Possiamo invece diventarne padroni. Non padroni nel senso di dittatori, ma diventare padroni delle leve psicologiche della società. Quando noi ci saremo resi padroni delle leve psicologiche, innanzitutto di noi stessi e poi degli altri, potremo aiutare gli altri, riuscire a muovere queste leve e a cercare di far spostare l'indice di gradualità della coscienza umana dalla polarità negativa verso la polarità positiva, cercando di trasformare i nostri fratelli, cercando di elevare il tono evolutivo dell'intera umanità. E questa è la missione che viene affidata dai fratelli dello spazio a tutti gli uomini di buona volontà, non esclusivamente ai membri del Centro Studi Fratellanza Cosmica. Spesso è stato detto, questo è un discorso che non cerca la quantità ma cerca la qualità, e questo è vero. Un discorso di elite, anche questo è vero, ma non nel senso classico del termine. Elite in questo senso, una elite nel senso che viene inteso per questo discorso, può essere composta anche da milioni di individui, ma saranno milioni di individui, ma di individui, non sarà un milione di persone, ma sarà una persona, un'altra persona, un'altra persona. Quindi di conseguenza tante isole di persone che abbiano saputo far realizzare e far uscire da se stesse la parte migliore, la parte della qualità di se stesse, e che abbiano saputo distaccarsi dalla quantità. Se domani tutta la quantità dovesse divenire qualità, l'umanità sarebbe una elite nello spazio. Di conseguenza elite non vuol dire per pochi, non vuol dire chiuso, non vuol dire settario. Questo era il senso del discorso, quando qui è stato fatto il discorso del loro messaggio, che non viene rivolto alle masse, ma viene rivolto esclusivamente a quelle persone di buona volontà, cioè alle persone che dentro di sé sappiano recepirlo, sappiano captare quello che c'è di qualitativo in questo messaggio. Non soltanto l'aspetto fantasmagorico, perché è facile. Io ho visto, ormai sono 4, quasi 5 anni che sono dentro al centro, ho visto folle intere acclamare a gran voce, applaudire, urlando istericamente questi discorsi, fatti da persone o da operatori che sapevano conquistare, con un certo modo di parlare, il fascino del pubblico, perché è facile conquistare il fascino di una folla, ci sono riusciti in tanti a conquistare il fascino delle folle, dicendo le cose più contrarie, la stessa folla, gli dici bianco, gli dici nero, basta che tu glielo sappia dire, ti acclamerà sempre, perché non capisce, perché è emotiva, perché invece di cercare di capire e di analizzare ciò che viene detto, si cerca semplicemente di captare una emozione, ed è questo che loro vogliono evitare. Loro non vogliono fare un discorso di emozionalità, non vogliono fare un discorso di massa in questo senso, non vogliono che l'umanità intera li acclami come degli dèi o come dei portatori di una nuova civiltà, vogliono che nell'umanità sorgano esseri che si predispongano a divenire come loro. E con questo concludo il mio discorso, con questa speranza che ci sia qualcuno veramente sulla Terra che voglia predisporsi a questo rinnovamento, a questo mutamento interiore, che comincia nella vita di tutti i giorni e che possiamo chiamare iniziazione, ma non ci deve spaventare questa parola. L'iniziazione non è una cosa facile, ma non è neanche una cosa impossibile. Ed è un passaggio obbligato se vogliamo raggiungere la meta che ci attende tutti, e che è la luce universale dalla quale siamo partiti e alla quale dobbiamo ritornare. Tutto il mio materiale, le cose che noi abbiamo scritto e trasmesso a lui,
sono state da lui pubblicate, inviate all'estero, pubblicate su testi precisi, anche per esempio, una cosa, un esempio palese è lo studioso spagnolo, che era il delegato spagnolo del Centro Studi Fratellanza Cosmica, Angel Franchetto, che pubblicò questo libro, che oggi è introvabile, che significa Gli extraterrestri ci parlano. Ecco. Qui dentro, in spagnolo, ci sono tutta una serie di documenti del sottoscritto su argomenti molto particolari che lui pubblicò in questi anni. Tra l'altro, in anni in cui io già cominciavo a prendere le distanze da Siracusa, però le pubblicò perché gliele aveva inviate lui. E devo dire che poi successivamente è anche accaduto, e questo è abbastanza diciamo discutibile, che dopo che successe ciò che accade, che cosa accade sostanzialmente? Che a un certo punto le differenze metodologiche e anche di impostazione tra di noi cominciarono ad emergere. Ci incontrammo nel 78, l'ultima volta in modo ufficiale, e dopo una riunione abbastanza complessa, ma tutto sommato amichevole, si concordò che era meglio fare un divorzio consensuale. E così fu. Ma anche perché, Roberto, immagino che quelle considerazioni che emergevano dal centro di Bologna erano forse, probabilmente, sicuramente molto diverse dagli sviluppi che poi allora, posso fare chiede Bon Giovanni. Faccio un nome. Bon Giovanni all'epoca aveva 13 anni. Bon Giovanni nasceva in quel momento. Bon Giovanni è nato dopo. Bon Giovanni ha conosciuto Siracusa quando aveva 13 anni, nel 76. Quindi Bon Giovanni è emerso negli anni 80-90. E questo il punto, a parte che magari chi ci ascolta neanche sa chi è Bon Giovanni, ma se lo va a sentire, lo va a vedere, si accorge di che cosa è accaduto. Qui siamo di fronte ad un colossale equivoco che molti oggi non conoscono. Il colossale equivoco, faccio un esempio, perché visto che ci dobbiamo avviare a chiudere, poi magari se ne potrà riparlare. Un esempio eclatante. In questa conferenza che io feci, di cui abbiamo sentito appunto la presentazione fatta al Gazzettino dell'Emilia Romagna, messa in onda poco fa, dove fu intervistato e annunciamo che facevamo questa conferenza, che ancora era sotto le specie del Centro Studi. Bene, io comunicai un qualcosa che in qualche maniera era stato ricevuto, ma che era poi il frutto anche di un lavoro che avevamo fatto. Cioè, il concetto era questo. Si parlava del fatto che il pianeta era pervaso da una sorta di malattia psichica. Cioè, io all'epoca avevo unito intuizioni e anche collegamenti con questa realtà a quello che era anche un nostro studio sui lavori di Wilhelm Reich. La peste emozionale, le corazze organiche, adesso non c'è tempo di parlarne, ma ho accennato a Wilhelm Reich, è una figura geniale da questo punto di vista. Comunque, il fatto era di affermare che durante il Novecento, in realtà poi questo era cominciato prima, l'umanità, per una serie di motivi, era stata pervasa da una graduale sclerotizzazione, indurimento se vogliamo, in qualche modo ispessimento di determinati tipi di fluidità psichica che creava ostacoli sempre maggiori ad un contatto fluido tra la consapevolezza razionale e l'intuizione più alta, l'intuizione quella che viene chiamata un piano occulto, l'intuizione buddica, l'intuizione atmica, l'intuizione profonda, i messaggi che
appunto provengono quando questa barriera è sottile o viene aperta tra la consapevolezza profonda e la coscienza di veglia. E quindi questo ispessimento generalizzato e in gran parte alimentato anche da questa perdita di contatto con le forze naturali, con le forze elementali, era vivibile come una sorta di pandemia, no? Che, a cui venne dato un nome, e questo nome, francamente, a me fu dato in una lingua particolare da questa fonte. Il concetto era per metà già sviluppato, in metà è stato approfondito da un contatto con questa realtà sempre più impersonale. Ma il nome fu dato, e fu il nome di Arbar. Io lo comunicai, A-R-B-A-R, senza che all'epoca non mi resi conto subito di che cosa si trattava. Dopo parecchio tempo, dopo qualche tempo, mi resi conto che, siccome era in questa lingua sacrale, Solex Ma, diciamo, questa lingua che viene usata a volte in queste comunicazioni, però che ha molte strette relazioni anche con l'ebraico cabalistico. E alla fine scoprii che questa parola era nient'altro anche che una fonetizzazione del termine ebraico harbe, che significa locusta. E quindi si correlava ad un'idea psichica di invasione locustale, l'invasione delle locuste riportata anche nell'Apocalisse gnostica, eccetera, che è appunto questo flagello che distrugge la natura. Questo concetto, Arbar, è nato attraverso una comunicazione del sottoscritto pubblicata, esiste addirittura il film in Super 8 della mia prima conferenza del 76 a Bologna, dove ne parlo e dove la diffondo questa cosa, che naturalmente io all'epoca ingenuamente forse feci una conferenza pubblica dove la gente capì il giusto, però lo dovevo fare. Creai un precedente,
Poi la divulgai, la mandai a lui. Dopo pochi mesi lui pubblicò un suo scritto dove replicò questo concetto, aggiungendo un H, perché aggiunse un H alla parola Harvard, che non ci vuole, però la mise. Bene. Steiner stesso, no? Parlava degli uomini locusta o qualcosa del genere. Sì, se non... Steiner è l'altro che secondo me, io non l'ho conosciuto perché non sono così tanto vecchio, però sono abbastanza convinto che Steiner fosse una figura simile a quella di Siracusa. Cioè un uomo spugna che aveva delle sue concettualizzazioni anche lì molto trasformate, geniale senz'altro, con una cultura non paragonabile a quella di Siracusa. Se ci fossimo conosciuti forse ci saremmo potuti scambiare qualcosa, però poi alla fine si è anche lui, come Siracusa, tuffato a pesce nella configurazione messianica, che poi è quello, è la fine che Siracusa ha fatto. Sfuggendo anche a miei avvertimenti, devo dire, perché io lo avevo avvertito sia di quello che stava per succedermi quando ci siamo separati, quello solo accennerò in chiusura, quando fu tradito, denunciato da questi fanatici che a un certo punto, come sempre accade, poi si rivoltano e cercano di pugnalarti alle spalle. Bene. I seguaci successivi, dopo le derive che sono avvenute con il suo presunto seguace Bongiovanni, Harbar è diventato un mito diffuso in tutto il mondo da questa gente, attribuito a Siracusa e trasformato in un'altra cosa. Che cosa è diventato? È diventato una peste neuronica, quindi qualcosa di fisico quasi, generata dalla degenerazione sessuale, dall'uso delle droghe, dalla cattiveria umana, che si comunica praticamente il virus dell'anticristo e cose di questo genere. Quindi è evidente che un concetto profondo, metafisico, sottile, che in qualche modo è affine a quello che io ho detto in altri video quando parlavo del fatto che ciò che influenza la storia in realtà non sono i cattivi iniziati neri, ma sono, è una sorta di bolla che funziona in un certo modo e quindi condiziona in un certo modo un po' tutti, se tu non ne scopri i meccanismi e non li superi e non li scavalchi e non li vinci. Infatti la chiave era quella che veniva data in questa comunicazione, di dire come vincere questa malattia, questo morbo, questa sorta di pandemia, individualizzando il pensiero, creando delle isole di pensiero, separando il pensiero da quello che è il pensiero collettivo e sviluppando un proprio, che sembra semplice, ma è fondamentale l'individualizzazione del pensiero e anche delle emozioni, quello che sempre a noi è stato detto, evitiamo l'aggruppamento, evitiamo il messianismo collettivo in attesa di liberazione di qualche genere. Creiamo il concetto dell'arcipelago, l'arcipelago di coscienze che si sviluppano e si risvegliano individualmente e poi si connettono tra loro. A modo suo, Siracusa lo aveva detto questo, quando diceva io non cerco la qualità, la quantità, ma la qualità, io opero per cercare coscienze individuali che si risveglino, con la differenza che, e qui è nata la separazione, piano piano, soprattutto dopo quello che gli è accaduto, quando fu denunciato da ex seguaci per delle falsità, fu arrestato, con delle accuse assurde, che adesso sarebbe, di cui sarebbe lungo parlarne, ma io conoscevo chi lo fece questo e perché lo ha fatto, nonché dopo alcuni anni di vicissitudine giudiziaria, assolto con formula piena, perché il fatto non sussisteva, molti dei presunti seguaci si fecero di cera, e questo è avvenuto pochissimi mesi dopo la nostra separazione. Quindi io avrei potuto tranquillamente starne fuori, cosa che non ho fatto, perché immediatamente feci una conferenza stampa e non la feci più come centro studi ma come Ordine Solare, che era l'organizzazione che avevo io creato a questo punto, successivamente, dove non solo presi le difese di Siracusa ma spiegai che cosa stava succedendo e questa campagna di stampa
indegna che era stata creata intorno a lui, ad altri eventi che non c'entravano niente. Ci fu una campagna di stampa ferocissima, io feci una conferenza stampa, non solo, ma mandai anche una mia dichiarazione giurata alla magistratura che contribuì o meno al processo, non lo so, comunque lui fu assolto con formula piena. Dopo tutto questo noi ci siamo ancora incontrati, individualmente, incontrati e abbracciati, perché siamo sempre rimasti in qualche modo amici. L'ultima cosa che Siracusa mi disse, vedi, eravamo fuori, c'era due colombe su un filo, una bianca e una nera, le cose che capitano. E lui disse, vedi, quelle due sono una bianca e una nera, ma alla fine sono sullo stesso ramo. Ecco, questo era il suo stile. E per conoscere il suo stile vi faccio anche sentire un breve audio di una sorta di suo testamento magico, secondo me. Voglio dirvi che nella profondità degli universi si alza, netto e limpido, il richiamo dell'uomo verso se stesso, al posto che gli compete. Se solo potessimo avere la minima idea della vastità dell'oceano cosmico, se potessimo guardarlo con occhi smisurati, e nella dilatazione del tempo scopriremmo l'essenza di un'ebbrezza senza frontiere, un incantesimo di speranze, oasi equizi, porticosi di spirali, la perfezione del dinamismo puro, del pulsare dell'estremo infinito. In questa armonia di ogni vibrazione, la causa della legge regna sovrana su ogni potenza. È la carezza del silenzio, un silenzio senza abisso né altura, tra la morte e la vita e la morte. È un selvaggio bambino che gioca, innamorato batuffolo di stelle. E l'uomo? L'uomo, il guerriero, il nudo, il mito, la terra, il grano, un soffio di tempo, un grido di vita, un sorriso nel vento. L'uomo, 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 l'uomo. Si mescolavano in Eugenio sicuramente questa tentazione messianica data anche dal fanatismo estremo che io combattei finché potei dentro il centro studi, fino alla fine poi a prendere le distanze, che lo circondava, dato da questo alone cristico che è sempre stata la malattia di molti, e questo è il punto, e su cui poi ci sarebbe parecchio da dire. Adesso so che ci dobbiamo avvicinare alla conclusione, ma un accenno lo voglio fare.
già nelle nostre conferenze noi all'epoca prendevamo le distanze da questi atteggiamenti, pur rimanendo comunque all'interno di un contesto che questo atteggiamento in altri lo aveva. Però poi, dopo, successivamente, chiarimmo molte cose. E questo suscitò naturalmente delle reazioni, ma non in lui. Quindi molti si meravigliarono di questi che avevano sostenuto che io rappresentavo una deriva satanica, naturalmente, no? del centro studi. E invece no, con lui ci incontrammo e ci abbracciammo come prima. Però l'ultima volta che l'ho incontrato già avevo visto che le derive mistiche stavano prendendo piede. Un mese dopo il nostro ultimo incontro, Giorgio Bongiovanni ricevette le stigmate di Fatima e lì cominciò questa epopea che ha portato Siracusa a diventare un po' l'ombra di se stesso, devo dire. Io ho visto i video degli ultimi anni, non l'ho più incontrato. Lui si è affidato completamente a questo personaggio, che pure è, secondo me, in totale, io l'ho conosciuto, è in totale buona fede, però è stato preso e cotto a puntino da questa realtà che ne ha fatto l'incarnazione di una fenomenologia ben nota in occultismo, che è la possessione da parte di un tulpa. Il tulpa è un'entità che si costruisce egregoricamente e che direi che se c'è un'entità costruita egregoricamente nei secoli e soprattutto negli ultimi, nell'ultimo secolo, attraverso mille fonti, è proprio questo Gesù. Questo Gesù che non ha niente a che vedere con un'eventuale figura storica, che ha tutta una serie di caratteristiche, che addirittura ha un volto, ha un'immagine precisa che è ben scolpita, per esempio, nella sindone, non a caso una figura totemica che sta lì da secoli a comprimersi i genitali, perché questa è la sua figura, come compare, quindi una figura di repressione, una figura di oppressione. E che chiaramente là dove si manifesta, manifesta volontà distruttive di predicazione apocalittica, di separazione, di condanna, di giudizio, e quindi non mi meraviglio che poi anche questo si sia potuto materializzare, come viene sostenuto, Eugenio non ha mai sostenuto cose del genere, con questo suo presunto figlio spirituale, e quindi essergli venuto in casa, come Bon Giovanni racconta, fisicamente, non c'è niente di strano. Io non sono qui a dire né che le stigmate di Giorgio Bon Giovanni siano false, né che il suo incontro con Gesù Cristo sia falso. È molto probabile che tutto questo sia reale, ma ha un'origine molto diversa da quella che lui pensa, probabilmente. E siccome non ha mai voluto, nonostante che qualche stimolo, quando parlammo un po' glielo detti, di fare delle verifiche, come sempre vanno fatte, sul piano occulto, sul piano sottile, di ciò che ti accade, e queste verifiche non sono l'esorcismo di padre Amort, queste verifiche sono verifiche operative. Devo dire che Siracusa, dopo averlo sostenuto per un bel po' di anni, si è reso conto che questa figura stava un po' sfuggendo al suo controllo, un po' andando a pescare in un ambito che a lui non piaceva.
comunque Siracusa aveva sempre voluto fare un discorso elitario, contenuto, qualitativo, controllato direttamente in modo personale. Bongiovanni, con le sue stigmate ricevute a Fatima, ha cominciato a girare il mondo, è stato ascoltato, e non esagero, da miliardi di persone, perché lo ha fatto, in buona fede, ha creato una religione, ha trasformato il Centro Studi Fratellanza Cosmica, l'idea, il ricordo del Centro Studi Fratellanza Cosmica, in una religione messianica molto simile a quella dei fondamentalisti evangelici americani, distribuisce rettificazioni e perdoni e prebende sull'aldilà addirittura. Nello stesso tempo ha sviluppato anche però delle caratteristiche, delle attività interessanti sul piano sociale che nessuno gli può togliere. Si è impegnato nella lotta contro la mafia, ha due figli splendidi che sono figure interessanti, uno, il figlio si occupa di attività benefiche in America Latina, la figlia è un'attrice splendida che fa anche delle cose coraggiose. Quindi io non sono qui a prendo le distanze da un certo punto di vista, ma non sono qui a deprecare quello che viene fatto. Dico soltanto che la storia del Centro Studi, che mette a raffronto questo nostro lavoro, le derive che poi questo nostro lavoro ha avuto, che hanno rappresentato un livello che, rispetto ai livelli di cui ho parlato prima, è partito da un secondo a livello contattistico e si è riaperto a livello iniziatico. E quindi ha creato questa connessione. Per chi lo può capire, per chi lo può percepire, per chi lo può in qualche modo interpretare. Dall'altra parte, con queste derive, si è aperto un livello diverso. Si è invece aperto il livello di contattistico aperto, proprio spalancato sul piano del livello religioso, e allora a questo punto è diventata l'ennesima religione che sta lì in attesa di un Cristo che non ritorna mai, perché questi subiranno anche loro le innumerevoli delusioni che anche Siracusa ha ricevuto, perché Siracusa è morto deluso e amareggiato dal non avere visto quello che sperava e che gli era in qualche modo stato fatto sperare di vedere, l'Apocalisse, la fine dell'umanità, il ritorno di Cristo, la discesa degli alieni in massa che redimono l'umanità. Le cose non funzionano così, non funzioneranno mai così. Le trasformazioni sono trasformazioni che devono scaturire da noi, e allora noi possiamo diventare qualcosa di più ed eventualmente togliere i filtri e le maschere a questo potere alieno, e allora sapere realmente di che cosa si tratta. Altrimenti la scelta alternativa è di rimanere non tanto vittime quanto condizionati da quello stesso potere che comunque genera anche queste possibilità, perché a seconda di come viene preso assume quelle forme. È chiaro che assumendo la forma cristica, è vero, abbiamo la storia di questa figura di cui parlerò in seguito più dettagliatamente, ma intanto chiudo facendone cenno, no? La figura che è onnipresente, è stata onnipresente anche all'epoca di Siracusa, e che è onnipresente in innumerevoli gruppi di tipo cristico o comunque mistico, ma soprattutto nell'attività di Giorgio Bongiovanni, di Pier Giorgio Caria e di quello che sono attualmente le continuità di questa organizzazione, che è diventata un'organizzazione enormemente più numerosa di massa rispetto a quello che è stato il Centro Studi Fratellanza Cosmica. E c'è sempre questa immagine che viene chiamata che adesso li vedete, del consolatore. Thank you.
Bene, viene raccontato che, prima di tutto, viene raccontato che questa non è un'immagine di Gesù, ma sarebbe un'immagine di Giovanni Evangelista, che era un gemello psichico di Gesù, per cui possono essere sovrapposti. Ora, tutto questo è assolutamente arbitrario, ma ancora più arbitrario è che questa immagine sia stata inviata, cioè sia stata sia nata, come viene raccontata sta leggenda strana, addirittura dentro un fuoco sacro in cui le ceneri hanno formato questa immagine. Questo viene raccontato da Buon Giovanni. In una versione precedente veniva raccontato da Siragusa che gli era stata inviata da dei misteriosi tibetani che gli avevano inviato questa immagine. Ora, questa immagine, io non so se Buon Giovanni, Caria e gli altri, Marsili, il giovane Marsili, che mi sembra una persona molto intelligente ed è uno degli attuali divulgatori del gruppo di Buon Giovanni, penso in totale buona fede, nelle sue riviste pubblica sta foto. Ora, questa foto ha una storia precisa, è un quadro fatto da Hermann Smeeken, che era un pittore teosofo, lo stesso che in connessione con Blavatsky dipinse i primi ritratti dei Mahatma, Kutumi e Moria, poi collaborò con Rudolf Steiner e su richiesta di Rudolf Steiner dipinse questa immagine. Poi successivamente è stata utilizzata da un guaritore francese che la ricevette senza più saperne neanche l'origine e la usava, e faccio vedere qui, ci sono le pubblicazioni dell'epoca, così come nel 1914 un libro di un noto teosofo che cercava di conciliare teosofia e cristianesimo, aveva nel frontespizio, e qui lo vedete, 1914, questa immagine, la stessa, e dopodiché appunto fu utilizzata da Salzman, che era invece un guaritore legato ad ambienti martinisti. Poi è uscito in una pubblicazione degli anni 50 in un libro del figlio di Papus. Tutto questo è la verità.
Ora, che organizzazioni come queste, che io giustifico la loro esistenza perché fanno parte di un gioco, ma continuare a mistificare in questi termini è ora che venga risolto il problema, perché queste cose non sono proprio vere, così come non sono vere altre immagini che vengono utilizzate. Ho detto prima chi è che pubblicava determinate foto a fianco di Eugenio, Orazio Valenti. C'è una mia foto di quando io ero ragazzino insieme a lui, eravamo due ragazzini, lui era un po' più vecchio di me, e tuttora è vivente ed è in totale opposizione a Bongiovanni ed è l'unico che comunque con dei punti di vista che, a cui dissento fortemente per alcune cose, però perlomeno difende la memoria e i documenti reali di Siracusa, a cui lui è stato vicino per tantissimi anni e di cui è l'effettivo erede da un punto di vista sia ideologico che documentale, e ha lui stesso dichiarato che alcune documentazioni che Siracusa mostrava e raccontava in un certo modo in realtà avevano una fonte diversa e lui le utilizzava dandogli lui, come la famosa foto di Adoniesis, che è una figura anche questa aliena. Eugenio era molto, così come era rigoroso nel non vendere, però era molto poco rigoroso nel diffondere le cose e nel mescolare le carte. Non era una volontà di ingannare, perché lui partiva dal principio di dire: io so che questa cosa ha un senso, la divulgo in maniera che sia più facile saperlo, sia più facile diffondere, dico che l'ho fatta io, anche se non l'ho fatta io. C'è chi non glielo può perdonare, personalmente non avrei mai fatto una cosa del genere, so che le faceva, Orazio Valenti ha raccontato che lui le ha fatte, nonostante che sia un devoto di Eugenio fino all'adorazione. Io non sono nell'adorazione, ma dico le stesse cose, è la verità. Però devo dire che rispetto a quelli che sono stati poi gli effetti che Siracusa ha avuto sul fatto che ha gettato le basi di una possibilità di aprire dei varchi in Italia verso un contattismo diverso, e io e pochi altri ne siamo stati i protagonisti, ecco perché il contattismo magico del Centro Studi Fratellanza Cosmica è poi confluito e si è connesso a quello che è l'asse operativo dell'Oto e dell'Astrum Argentinum. Questa è la storia. Poi è anche molto più così elaborata e lunga. Però volevo chiederti una cosa, infatti, ma il tuo ordine solare, che mi sembra aver capito è qualcosa di successivo rispetto alla tua presenza nel Centro Studi Fratellanza Cosmica, certo, era già in qualche modo intrecciato con la corrente 93, o è una cosa che verrà dopo? No, no, assolutamente. Nella tua storia personale? Assolutamente sì. Allora, l'ordine solare, io fu fondato nel 78, subito dopo la separazione da Eugenio, ma c'erano già delle premesse, è ovvio, no? Si decise che non fu un ordine aperto, fu un ordine chiuso, un cerchio iniziatico con altre figure, alcune delle quali sono ormai scomparse, Franco Carrai, Alessandra Macri, sono nomi di quelli che sono stati i miei fratelli e sorella primi, diciamo, fino ai primissimi anni e poi in quegli anni.
poi diciamo che nel 77 ci fu anche il collegamento con Selene, che tuttora è la mia compagna, quindi fa parte sempre di quella storia. Comunque, Ordine Solare nacque sotto le insegne telemiche, le sue quattro formule dichiarate furono Telema, Pistis, Eros e Kratos. Eros è la legge, Eros sotto la volontà, era la sua, il suo modello, era il suo motto, però non faceva riferimento a Therion, faceva riferimento, sì, c'era il collegamento indiretto, però faceva riferimento a ciò che era stato verificato e scoperto da noi attraverso il rapporto che da alieno era diventato stellare, e quindi c'era una coincidenza, cioè l'avvicinarsi poi ad una realtà storica dell'Oto come quella dell'Oto-I, e quindi dell'Oto della tradizione franco-haitiana di Michel Berthiaud, così come poi lo comunicammo, questo avvertimento, nacque dal fatto che c'era un'identità di fonti. È ovvio che questo però non era più compatibile con il cristicismo sempre più eclatante che stava assumendo Siracusa. Era però compatibile con determinati tipi di stimoli che più o meno inconsapevolmente anche da lui erano scaturiti. Ecco perché è nato questa apparente discrasia. Però già Ordine Solare era aveva caratteristiche precise di carattere dichiaratamente telemico. Quindi la tua esperienza nel Centro Studi Fratellanza Cosmica era già parallela alla tua esperienza in quanto telemita. Sì, diciamo che non era definita così, perché noi avemmo in mano il Liber Legis quando già
tutta una serie di formule legate a questa triade, soprattutto, di Hor, di Had e di Nuit, soprattutto i lavori con la chiave femminile di Nuit, su cui si era lavorato molto, erano per noi evidenti, ci si era lavorato, e come? Tutto questo ovviamente in una forma quasi segreta, dentro quel poco che potevamo fare emergere e che inviammo anche a Siracusa. Io, quando ho parlato prima di Arbar e di questa chiave, però in realtà io mandai questa comunicazione, eccetera, ma esiste un trattato che io scrissi in quegli anni, dove tuttora esiste, non lo so se lo ripubblicherò, perché diciamo che alcune cose dovrebbero essere scritte in modo diverso, però quello non lo inviai a Eugenio perché era troppo per lui e per loro, però risale agli stessi anni, stiamo parlando del 76-77, che si chiamava Erocosmos, il sangue degli dèi, dove veniva descritta prima una visione, se vogliamo, in qualche modo mitica, mitologica, del risveglio elementale e sensuale della natura, delle danze delle sacerdotesse della luna, della discesa dai monti dei sacerdoti del sole, della loro congiunzione orgiastica magica, e quindi dell'evocazione di un potere che nell'unione tra il figlio del sole ed Egeria, la figlia della luna, celebravano il rito dell'amore cosmico, che era l'amore cosmico stesso di cui anche si parlava in ambito alieno, solo che non gli veniva data la connotazione erotica perché gli veniva data la connotazione mistica, però nello stesso tempo, per esempio, Siracusa era sempre stato lui personalmente, di questo poi alla fine è stato accusato, molto libero dal punto di vista sessuale, e i giovani del centro studi, devo dire, dove poi soprattutto quelli dell'ambiente suo, erano molto disinvolti da questo punto di vista, c'era molto anche, avevano colto abbastanza bene, però che era un po' il clima degli anni 70, che non era il clima bigotto di oggi, nei confronti di tutta una serie di argomenti, certo. Pedofilia. Quindi però le chiavi che aprivano i varchi erano quelle. Sì, certo, come abbiamo sempre detto, la chiave, ma questo poi, diciamo, l'abbiamo detto nella puntata precedente, è chiaro che la formula che alla fine noi abbiamo ritenuto di verificare è una formula che non è una formula che per forza deve essere intesa come sessuale, è psicosessuale nelle sue manifestazioni, ma di fatto è una formula tripolare che deve gestire il rapporto tra le polarità attiva, passiva, moltiplicativa e divisiva. Dal momento in cui abbiamo cominciato a utilizzarla, sono stati i poteri stessi che hanno cominciato a manifestarsi, a dire non siamo quello che appare, siamo qualcos'altro, di più, è ovvio, di più ampio. E poi ognuno gli dà la forma che vuole, la forma che può, anche forme medianiche, ma le forme medianiche servono per creare gruppi di coscienze polarizzate che vengono in qualche modo utilizzate in questa trasmutazione globale in corso del pianeta. È evidente che là dove poi si sviluppa la visione messianica, spesso si va a ricadere in un contesto che noi definiamo arbarico, per usare arbarico. Cioè sclerotizzato, fa da polo resistivo, evidente. Sì. Infatti la manifestazione che si è sviluppata attraverso il gioco Bongiovanneo, cioè non a caso il movimento di Bongiovanni è diventato uno dei movimenti più potenti del mondo dal punto di vista contattistiche, più numeroso, nessun altro movimento ha avuto quei risultati, perché all'origine c'è stata un'energia enorme, la stessa che noi abbiamo sviluppato in una direzione opposta. Ecco perché dico, va bene tutto, non siamo qui a dire che il movimento di Bongiovanni va benissimo, uno deve scegliere, scelga se essere prigioniero di chi promette giustiziamenti, morti seconde a chi non è d'accordo,
e inginocchiamenti davanti alle stigmate, e chi invece non promette nulla se non stimoli verso un'autocoscienza costellare, un arcipelago, e non un gregge, un piccolo grande gregge di seguaci, di segnati, di chiamati, che devono essere chiamati da qualcuno che li segna e li elegge, perché questo è uno schema distopico, però va bene per chi evidentemente è adatto a questo, senza parlare delle derive che ne sono derivate, di cose che noi abbiamo trasmesso, tipo i concetti della Garta, di Shamballa, di Eldorado, che sono concetti che sono stati elaborati in gran parte dall'esoterismo occidentale e alcuni da noi direttamente, perché anche il mito di Eldorado è un mito che per la prima volta è stato trasmesso a Siracusa da Bologna, e lo posso dimostrare con i documenti dell'epoca e con i libri in cui questo è stato pubblicato, prima che succedesse addirittura che sono apparsi documenti ripresi dai nostri documenti spagnoli, e siccome non avevano questi che hanno pubblicato i libri, gli originali italiani, hanno tradotto i miei testi dallo spagnolo in italiano, chiaramente deformando, sbagliando. Qui mi ritrovo dei miei testi in alcuni libri pubblicati dai seguaci di Siracusa che sono evidentemente stati tradotti dallo spagnolo perché non hanno gli originali che ho io. Pensa un po'. E questo è dimostrabile. Con degli errori, con delle, perché chiaramente la traduzione dello spagnolo ha cambiato le cose, poi ci sono delle omissioni e soprattutto ci sono le volute omissioni delle firme. E quindi le cose sono state pubblicate senza più attribuzioni. C'è addirittura in rete un documento attribuito direttamente da gente che l'ha pubblicata, io li ho avvertiti, ma poi lascio fare, che viene attribuito a Eugenio Siracusa e che invece è un mio testo. Assolutamente, firmato da me, sì, ma... da lui nel 76. Poi lo hanno filmato, gli hanno messo delle belle immagini, mi va benissimo, però non è suo, è mio. Ma non mi interessa questo, mi interessa di capire come funziona il meccanismo. Certo. No, no, guarda, certe cose sono capitate anche a me in altri contesti. Si vede che questo è un vezzo comune a certe... Ma non lo fanno apposta, è proprio per ignoranza. Io sono convinto che Marsili, lo stesso Caria, ma lo stesso Bongiovanni probabilmente, è venuto dopo. Lui aveva 13-14 anni e non seguiva le vicende del centro. Quindi è probabilmente in perfetta buona fede. E io non l'ho mai avvertito e non lo...
Io farò recapitare quando sarà completato questo video anche a loro, ma so già quale sarà la reazione in generale, sarà quella di dire ecco la deriva satanica eccetera, però il problema è che io ho i documenti, ho qui le cose mie pubblicate, ma lo dico e oggi lo dico soltanto perché voglio dimostrare come questa parentela tra, così come quando ho raccontato che tutta una serie di concetti c'erano, che c'erano degli iniziati dietro Adamski, dietro Williamson, dietro altri, che comunque c'è stato questo, che tutto quello che è il patrimonio contattista ha un'origine occultista ed esoterica. Benché i membri del centro studi all'epoca, compresa la Maria Antonietta Boerina e altri, erano convinti di dire no, noi non siamo occultisti, noi siamo figli di Dio. Non siete figli di Dio, siete degli esoteristi tardi che molte cose non le sapete, tutto lì, perché sono chiare, documentate. È inutile che vogliano continuare a pubblicare la foto del consolatore come se fosse. Poi, voglio dire, è evidente che questa cosa ormai ha assunto una chiave gregorica. Esiste una suorina discepola di Milingo che ha avuto messaggi da quella entità con quel volto e l'ha fotografato. E quindi qui io metto la fotografia, lei ha fotografato, lei non c'entra niente, non conosce il centro studi, era una mezza analfabeta che aveva anche dei problemi, curata da Milingo, quindi l'ambiente di Milingo, si può immaginare che cosa fosse Milingo, no? Il famoso prete, sciamano, mezzo stregone, mezzo esorcista, che poi si è convertito alla chiesa di Mune, poi è tornato nella chiesa cattolica, personaggio particolarissimo, sì, che però faceva esorcismi di massa e cose di questo tipo. Una sua discepola ha visto Gesù, che gli ha detto le stesse cose di Fatima, di La Salette e le solite ricattatorie contumelie che queste entità propongono, con quella faccia, e credo che neanche lo sappia Bon Giovanni, perché non ne parla mai, eppure è avvenuto. E quindi ormai quel quadro di Smeaken è diventato un egregoro vivo. Non mi meraviglierei di vederlo comparire prima o poi. Noi abbiamo sempre detto: vi compare Gesù, vi compare la Madonna. Allora, se potete, inchiodatelo con i rituali appositi, chiudetelo in una bottiglia e cercate un attimino di interrogare questa entità, perché è un'entità. Perché il divino non ha forma e non ha bisogno di avere la barba, la tunica, le solite stigmate. Chissà perché qui tutti quanti vedono Gesù, non vedono Apollonio di Tiana o Lao Tse, o neanche, ecco, Buddha un po' di più perché i teosofi ne parlano, ma voglio dire... Certo. Quetzalcoatl non è mai comparso a nessuno in Italia, magari compare a qualcuno in Sud America. Ecco, ma meglio questa volta, almeno non chiede più sacrifici di sangue, mentre queste piove. Bon Giovanni, sono 30 anni, 40 anni che vive questa condizione disperante, vera, autentica, di sanguinazioni, di sofferenza, contento di farlo, benissimo, è uno strumento di qualcosa. Chi può dire nulla? Dal suo punto di vista è ammirevole, e da questo punto di vista non ho nulla da dire. C'è chi lo contesta perché sono false. Non sono false le stime di Bon Giovanni, sono reali, come probabilmente erano reali quelle di Pio di Pietrelcina, ma siamo allo stesso, come probabilmente quelle di Francesco d'Assisi, ma siamo allo stesso livello. Non devono essere divinizzate queste cose. Queste cose vanno capite da un certo punto di vista. Poi, se a uno gli vanno bene, si inginocchia e bacia le stigmate di Bon Giovanni. Ecco, Siragusa alla fine arrivò a dire, ma a questo punto bisogna vedere qual è l'origine. Cioè, proprio alla fine, perché si rese conto che comunque questo qui sfuggiva a quelle che erano le sue visioni e diventava una cosa diversa. Ecco, tutto sommato lui riuscì a rimanere abbastanza coerente alla sua visione, sì, cristiana, ma almeno gnostica, mentre Bon Giovanni adesso, prima di ogni conferenza, si fa da bravo cattolico il segno della croce e fa le preghierine
Sì, si stacca dalla Chiesa solo perché la Chiesa è corrotta, ma la Chiesa è quella di Gesù Cristo, gliel'ha detto la sua entità quando si è manifestata. Il centro studi era un centro assolutamente e dichiaratamente anticattolico, in maniera violentissima. Ci sono gli scritti di Castellana, oltre ai miei, e a quegli stessi di Siracusa negli anni, di quegli anni in cui era ben chiaro qual era la posizione del centro studi. Altro che la Chiesa cattolica era il male, tra virgolette, insomma, cioè, quindi, vabbè, questo per chiarezza. Certo, certo, comunque io ti ringrazio a nome di tutti i nostri amici, ricercatori, ascoltatori che possono trovare in queste informazioni delle fonti di riflessione, delle fonti di approfondimento, poi ognuno giustamente si farà anche la sua idea, però insomma è bello ascoltare anche direttamente da chi ha vissuto certe cose, ecco, queste testimonianze. Ecco, quindi grazie Roberto e alla prossima. Anch'io saluto tutti gli amici e le amiche e chiaramente la prossima puntata a questo punto sarà, perché questa diciamo era la terza parte di una seconda parte, cioè abbiamo fatto questa seconda parte sul contattismo divisa in tre. La prossima dovrebbe essere la chiusura della trilogia vera e propria con una sintesi, magari riprenderò qualcuno di questi temi, anche degli altri, in modo da poter dare un quadro un pochino ancora più completo. E quindi saluto tutti, un abbraccio anche a te e grazie. Alla prossima. Grazie. Thank you.